Cos'era sto glitchino improvviso? Buon salve, ma buon salve ragazzi! Ah, ho capito, avevo fatto partire due scene diverse. Ops! Buongiorno ragazzi, buona domenica, buona prima domenica del 2000... È domenica oggi, vero? Sì, buona prima domenica del 2021, come va ragazzi? Come va? Oppese... Ah, ciao Malli, ciao carissima. Buongiorno... No, perché buongiorno? No, è un buongiorno sì. Buongiorno sì oggi. Con quella N cattiva proprio, era un N-word quel no, non mi piace. Ragazzi, come va? Come va? Che mi raccontate? Uè, ciao Dami, ciao carissimo, che bello vedere anche te ogni tanto. Ciao caro, ciao caro. Allora. Oggi ragazzi si continua con Xenoverse, perché ieri ho visto che alla fine, cioè Unbound ieri, madonna, la puntata di ieri se ve la siete persa andatevela a recuperare o in post su Twitch oppure su YouTube perché, porca. Porca puttana, che roba! Mamma mia, proprio quality, proprio la storia è impazzita totalmente. I contenuti sono... Cioè, i contenuti di gioco sono stati interessanti, sono comparsi leggendari, raid, cose... Follia, follia pura. Quindi, complimenti ad Unbound per quello che sta facendo. Oggi si va, insomma, si affronta l'elefante nella stanza, no? Il nostro carissimo italiano Xenoverse. Come sempre, non era partito e Ho ho dovuto dovuto riavviare ricambiare Twitch, Twitch. vabbè. Madonna, Dami, grazie mille per il Prime. Sì, Twitch, complimenti per il funzionamento, come al solito. Comunque, grazie davvero. Grazie davvero. 3 mesi, Madonna, Dami, cioè anche te folle. Vedo, cioè, ci sono gente. Quando vedo i mesi che stiamo passando insieme sono incredibili. A parte che, appunto, da maggio oggi sono quanti? 8 mesi? Siamo 8 mesi che stiamo facendo live insieme? Che ansia! A proposito di ansia e bei ricordi del passato, figurati te, dammi grazie mille, ma sei pazzo! A proposito appunto di nostalgia e di belle cose del passato, stamattina ho anche sistemato le playlist su YouTube. Siccome YouTube lo uso in realtà, ragazzi, cioè non iscrivetevi o fate cose, non è che vi vado a chiedervi di iscrivervi a YouTube, ne frega un cazzo. Però lo uso come archivio per queste live. Perché dopo l'esperienza veramente negativa di aver perso tutti i ricordi che avevo di Nero 2, perché era stata una bella serie, anche se era molto, molto rustica nei mezzi, non avevamo tutti i mezzi di adesso e tutto, quindi era un po' una serie fatta così, però era veramente un bel ricordo e l'ho persa. Oggi ho sistemato anche le playlist, quindi ho fatto sul canale una singola playlist per ogni serie che abbiamo completato. Ovviamente le live un po' extra, un po' così, oppure Isaac che non sta seguendo una vera e propria serie, non le sto salvando. Per Isaac sto pensando magari ogni tanto di prendere qualche clip e farci poi alla fine di tutta questa avventura una compilation finale, bella grossa, però vedremo. O comunque sono clip che andranno nella sigla, eccetera. Però appunto per le altre serie andatevele a recuperare su YouTube perché ho fatto la playlist di Colosseum. Della Fossilock di Platino, di Unbound e di Xenoverse, che la stiamo un po' completando adesso. Direi che per le introduzioni siamo a posto, a parte il solito, mi raccomando, unitevi a Telegram, eccetera, eccetera. Stiamo arrivando ai 25 sub, ai 25 sub ci sarà l'emote terza, bla 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 bla. A parte le solite cose, direi che abbiamo detto tutto, tutto. Quindi andiamo sulla seconda. No, prima avvio il gioco. Prima che ho gioco. Credo che sia uscita la 0.6 di Xenoverse, ma non ho ancora aggiornato. Non credo che la 0.6 risolva bug prima della Lega Pokémon o prima del finale, perché è uscita molto in là, quindi vuol dire che probabilmente sono bug molto piccoli che si vedono in futuro. Per ora andiamo avanti con la 0.5, spero non mi esploda, però ecco, con Xenoverse non si può mai sapere. Con Xenoverse non si può mai sapere. Ok, andiamo sulla seconda grafica e vuoi partire? Ok, è partito. Comunque io sono già nel post-storia e devo dire che a parte i bug è un gran bel gioco secondo me. C'è già la 0.7, la Madonna, proprio già la 0.7. No, io sto andando veramente lento, sto affrontando tutto. Già la scorsa volta avete visto che mi sono messo a fare teorie e cose. Pam parabam. È un gran gioco. Beh, allora, guarda, ti devo dire che per ora le meccaniche ci sono, le idee ci sono. Ripeto, ho giudicato in maniera molto negativa il modo in cui è stato affrontato dagli sviluppatori questa cosa. Se la stanno un po' tirando su certe cose e secondo me stanno rischiando, perché oggi ho visto anche uno screen
hanno iniziato la produzione. Ovviamente, queste sono solo voci, non sono veri e propri annunci, Si vocifera, non si sa bene come funzioni, però sembra che stiano facendo una produzione di statuette, no, in stampa 3D degli Xenomon, chiamiamoli Xenomon, cioè i Fakemon nuovi, come la mia squadra in questo momento. E sembra che li vogliono mettere a pagamento. Questa cosa potrebbe puzzare un po'. Hanno detto che non li fanno dei Pokémon, e quindi direi per fortuna, perché sennò rischiano. Però anche questa cosa potrebbe essere rischiosa. Secondo me stanno un po' tirando la corda, si stanno un po' puntando la testa per questa cosa, anche perché dal titolo io l'ho chiamato Xenobug per Asperad Lezza, perché, ecco, da quel punto di vista non è proprio sto gran capolavoro. Però dal punto di vista della storia e dei contenuti, applausi, perché la storia sembra interessante. Già adesso sembra interessante, dopo la prima medaglia, figuriamoci, non sono neanche alla seconda palestra. Come vedete in squadra ho una forma alternativa dello starter che adesso vedrete. E è quello che abbiamo visto la scorsa volta. Direi di fare un recap. Allora, ecco esattamente Sgrodolox. È diventato questa cosa. Anche di quell'evento dobbiamo discuterne. Perché ci ho ripensato, l'ho riguardato bene e ancora comunque non mi convince. Il modo in cui è stato affrontato quell'evento non mi è piaciuto per nulla. Perché ci sta a mettere di trama, no? La sconfitta di trama ci sta, ci può stare. Però c'è stata, è sempre stata presente nei giochi come escamotage il fatto di per sbloccare un potere nascosto oppure per andare in un certo posto, per andare avanti con la storia, devi perdere. Ok, non farmelo con una squadra avversaria di due Pokémon a livello di Shoto in cui non viene spiegato in nessun modo che hanno, che ne so, uno scudo o qualcosa che li rende immortali. Anche perché una volta che Sgrodolox, no, ha preso il potere dell'anello terrestre ed è diventato in forma terrestre, appunto Trishout, non è apparso un messaggio del tipo lo scudo è stato distrutto o cose del genere. Quindi comunque di per sé non è spiegato. Mi sarebbe piaciuto però. Capisco che è troppo, cioè sarebbe anche andato bene semplicemente una scenetta in cui perdiamo e va bene, non una lotta vera, una scenetta, oppure loro a livello 100, imbattibile, cioè magari con lo scudo stile Eternatus. Mi sarebbe piaciuto ancora di più, ma ammetto che è difficile fare una lotta veramente tosta, veramente impossibile, ma battibile. E se la batti in modo intelligente si sblocca un premio extra, qualcosa di interessante. Alla Dark Souls, alla Demon Souls, il demone del rifugio in Dark Souls, lo puoi battere al primo incontro, quando ti cade dal cielo, con molta pazienza o con le bombe oscure. E ottieni un premio speciale, che è si chiama il martello del demone. Vabbè, sarebbe stato molto interessante. Comunque, la squadra è composta da Kiki, il nostro Chigami di tipo folletto, ce l'ha appena scambiato questa mina. Rudolph, il nostro Reindeer Shiny, Zapdos, il nostro Shockbeard, e Sgrodolox, il nostro Trishout di cui abbiamo parlato prima, un uovo che si deve schiudere, e Minosse, il nostro Pupillon, a livello 19. Dobbiamo affrontare la seconda palestra. Io direi, innanzitutto, guardiamo l'uovo in che stato è. Chissà cosa uscirà ancora lontano. Ok, io direi di entrare in palestra e affrontare. Abbiamo visto che Kiki è di tipo folletto. Questa porta non l'avevo vista la scorsa volta. Ah, però non ci si può arrivare, eh. Hai già ascoltato Re della Giungla, perché? Vediamo se c'è un trucchetto per andare dall'altro lato. No, i fiori non sono oltrepassabili. Tra l'altro qua non si capisce perché non posso andare, va bene? Voglio arrivare a quella porta. Vabbè, andiamo in palestra, andiamo in palestra. Palestra competizione, dovrebbe essere tipo lotta, se non sbaglio. Capopalestra Claudio, un vero asso nello sport e nello studio. Allenatori certificati, zero. Ok. Benvenuto nella palestra del campione Ariepoli. Ah, del campus Ariepoli, scusate. Giovane allenatore. Come dici, vuoi sapere chi io sia? Ma a che scopo? Ti basti sapere che faccio il tifo per te. Claudio, il capopalestra è un esperto di Pokémon di tipo lotta. Diciamoci la verità, è un po' il classico sportivo di ogni college che si rispetti. Esatto. Ricorda che la mente prevale sulla forza brutta, quindi Pokémon Psico fanno a caso tuo. Ah, dimenticavo. Per farti strada in questa palestra dovrai cercare negli armadietti le chiavi delle apposite aule, tutto chiaro? Ok. Carina sta cosa degli armadietti. Qua, per esempio. Oh, interessante. No, non dirmi che devo semplicemente cliccare sugli armadietti? All'infinito? Che brutta cosa! No! Ok, devo cliccare su tutti gli armadietti. Va bene, palle. Allora. No, dai, ci deve essere un indizio. Qua ci sono delle luci. Ok,
Questo armadietto è aperto. C'è qualcosa al suo interno. Michele ottiene chiave classe A. Ok, a classe A, vediamo dov'è. Strumenti base, recita aula di scienze. Ah, fatemi sapere se l'audio è troppo alto, troppo basso rispetto alla voce. Anfiteatro, aula di matematica. Va bene, ok, grazie Dami. Aula di scienze, sì. Ovviamente c'è la prof di scienze. Ok, chi mettiamo prima? Una palestra di tipo lotta. Oh, Kiki che va bene perché ha le mosse folletto. Anche Rudolf e anche Zatos. Anche Minossa, abbiamo una squadra potentissima da questo punto di vista, diciamo. Sarebbe da farmare, forse, eh? Oh, ecco lo sfidante. Dovrei vedertela con la sottoscritta se vorrei entrare in possesso della prossima chiave. Mi sa che la formula della lavagna è la formula di cattura, eh? È la formula di cattura dei Pokémon. Credo quella ufficiale. Non ho guardato bene, ma potrebbe essere. Adesso lo riguardo. Timbur, ok. Ecco qua, livello 15. Cioè, abbiamo battuto gente che stava a livello 20, perché adesso gli allenatori sono a livello 15. Un po' strano. I livelli sono gestiti un po' in modo strano. Quello lo devo dire. E le animazioni. Ecco, le animazioni sono un'altra delle pecche, secondo me. Però io vado avanti per la storia, ragazzi. Mi frega delle animazioni. La vedete? Zuffa, praticamente. Ogni mossa è zuffa. E ogni mossa da parte mia è forza sfera rosa. Carta vetro, ok. Sono tutti uguali. Poi anche le animazioni di corsa, secondo me, sono un po' lunghe. È la loro prima avventura, diciamo, con la programmazione. Glielo si può perdonare. Non il modo in cui è stato gestito il lancio, quello mai. Riolu, ok. È di tipo acciaio. No, è solo di tipo lotta Riolu, mi sembra. È di tipo acciaio solo quando diventa Lucario, vero? Yes. Yes, 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 yes. Non mi puoi fare contrattacco su una mossa speciale. A parte Dami, c'è qualcun altro che ha finito già il gioco, perché mi sa che sono io l'unico stra indietro. Sì, il problema è che... Pezzo di merda. Ah, un PS! Sono sopravvissuto con un PS! Ok. Onix. Qua cambiamo assolutamente. Mettiamo... Rudolf, il problema è che, ecco, ho una squadra, sto provando una squadra molto mista in realtà, e continuo a cambiare in base ai Pokémon che trovo, però non voglio Pokémon vecchi, è quello il mio problema grosso, diciamo. No. Offscreen potevo schiudere l'uovo, sono stato stupido a non farlo. Mentre li fate ancora. Ok. Ok. Su, cosa vuoi farmi contro Rudolf Shiny? Non puoi niente. Devo vedere se magari nella 0.7 c'è un premio, c'è un easter egg tipo come Rudolf. Perché quello era interessante. Ok? Abbiamo finito? Sì che abbiamo finito. Che perfetta alchimia. E lei mi darà un'altra chiave, giusto? Chiave anfiteatro. Ok. Ok. Allora, alfa è uguale a 3 per PS max meno 2 attacco per Tifer Ball. Sì, sì, è quella, ragazzi. Alla fine hanno messo un simbolo, dei simboli a caso, però è la formula di cattura. Perché è in base ai PS max, alla ball usata, al bonus della Pokéball. Poi hanno inserito dei simboli a caso e poi sotto c'è quella lì con le... Sì, e B è la formula di cattura. B è la percentuale di cattura, immagino. Sì, 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 è quella. La riconosco da Serebi. Allora, vediamo il cestino. Questo è dimostrare che c'è amore per il gioco. Perché se metti gli oggetti nei cestini, vuoi citare il passato. Etere nel cestino. Io vado a curarmi un attimo, scusate se faccio il pavido, ma preferisco curarmi al centro Pokémon. Ora che posso, eh. E vorrei una bici. Cazzo, però il centro Pokémon a chilometri di distanza, vero? Ah no, è qua sopra, non scemo. Eccola qui. Yes, grazie. Madonna, non partiva l'animazione, mi sono spaventato. Qua si è un po' buggatina, eh. Data un po' scattini l'animazione. Ok. Dentro. Anfiteatro era qua a sinistra, giusto? Yes. Oh, le cheerleader.
Ok. Vediamo se c'è qualcosa nei libri. Io sono strainteressato della lore, voglio vedere cosa nei libri. Mi hanno fatto una biblioteca vuota. Quello mi ha fatto abbastanza incazzare. Benvenuto nell'anfiteatro, dove tutto è finto e nulla è falso. Per ottenere la chiave della prossima aula dovrai batterci. Datemi 3 G. Go Gram. Che ridere. So relatable. So American cheerleader. Tra l'altro quella destra è curvy, quindi complimenti per la rappresentazione. Mascot. Questo è nuovo. Mascot. Me l'hanno detto che ci sono questi Pokémon che sono mascot, che credo abbiano dei costumi in base al Pokémon che imitano. Quello lì credo sia un Heracross. Credo stia imitando Heracross, quindi sarà di tipo lotta con le otte, no? È una sorta di Ditto di questa generazione. Un Ditto Mimikyu misto. In teoria, se faccio vento di fata su un Pokémon di tipo Coleottero Lotto, dovrebbe essere super efficace. Facciamo anche vento di fata su Scraggy, che dovrebbe essere 4x. Andiamo. Yes. Prende il tipo del Pokémon da cui che sta imitando. Figata. Ok, Scraggy se n'è andato. Kiki mi sembra molto interessante come Pokémon, cioè voglio vedere come si evolve. Perché è tipo fatto di carta, molto figo. Entro un blocco. Anche questa è un po' strana con l'animazione, va bene? Non ci ha passato l'attacco speciale. Bene. Entro un'altra. Ok. E ok. Ecco, un'altra cosa che io ho adorato di Unbound, ripeto qua. In Unbound mettono un colore diverso sulle mosse in base alla super efficacia. Che è un po' quello che fanno adesso, no, in Spada e Scudo. Ci sono delle cose di quality of life che hanno introdotto nelle ultime generazioni che qua non ci sono. E sarebbero bellissime, davvero. Cada al sipario. Ok. Siamo state brave, ma è così che va. Ecco te la chiave, i più purrà. Ah, fa la rima. Chiave aula classe B. Chiave aula classe B. Madonna, stranissimo a dire. Fammi leggere te invece, che dici? Per Michele i più purrà, ok. Grazie care, grazie carissime. Yes. Matematica. Ecco, perché non hanno messo nell'aula di matematica quella di cattura? Non ha molto senso rispetto a chimica, scusa. L'aula di scienza, insomma. Se l'uomo non sapesse di matematica, non si leverebbe di un sol palmo da terra. Carlo, ti do ragione al 100%. Bravissimo. Matematica top. Heracross, ok. Quindi questa è la prova del 9, no? Che quello era un costume di Heracross, vento di fata. Dovrebbe essere super efficace come prima. Yes. Heracross è forte qua, cazzarola. Carta vetro ti ha fatto male, però. Ok, devo cambiare assolutamente. E vado di Sgrodolox? Con l'anello terrestre, madonna. Ecco, la forma terrestre mi piace un sacco di Sgrodolox, devo dire. Perché mi ricorda Charmeleon, giusto per quello. Perché per il resto è comunque una cosa troppo aliena per i miei gusti. Ci sta. Colpi inferti 5. Dio mio, Dio. No. Provo denti. Dai, fai il poco il bastardo, tanto perdi comunque. Adesso faccio la mossa. Ah, giusto, c'è la mossa di tipo suono che credo abbia priority. Scatto Z. Adesso. Attima. Bellissimo, verso di Heracross, madonna. Vinto? Ok. Ho commesso un errore di calcolo. Bene. Chiave sgabuzzino. Grazie. Molto lineare questa palestra rispetto alla prima. Va bene, ci sta. La prima chiave era da trovare, era abbastanza difficile. Vado a curarmi di nuovo. Scusate se vi faccio aspettare, ma preferisco non sprecare le pozioni così. Ecco, un'altra cosa che non farò in questa run è curarmi durante le lotte. Quella no. Mi sono messo anche set, così non... cioè stile lotta set, così è ancora più difficile. Però, vabbè, a parte quello, non mi curo, eccetera. Torniamo su. Voglio entrare in quella porta alla destra, secondo me c'è un segreto
Tu mi dici qualcosa dopo che ho iniziato? No, ok. Ok. Allora, sono andato qua, qua. Sono andato qua a sinistra. Qua a destra. Certo. Adesso ci sarà il bidello che sarà fortissimo. Ah, è pure buio, sei come lo sgabuzzino. Eccolo il bidello. Arrabbiatissimo proprio. Oh, c'è l'enigma, c'è un enigma. C'è un inganno. Ok, qua ci sarà una... Pam 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 pam. Sapevo io, sapevo che c'era il trucchetto. E andiamo su. Non sarò un genio della matematica, ma in quanto lotte Pokémon non ho nulla da invidiare agli altri. Netturbino Arturo. Ok. E qua ti fregano perché è di tipo veleno. Ah, dannazione. Menicchio! Ciao Vale, ciao carissimo. Allora, veleno. E qua, qua cambiano le carte in tavola perché mi servirebbe psico. Mi servirebbe psico. Milosse credo abbia confusione. Non ho guardato, ma credo abbia confusione. Sono passato a salutare. 5 minuti di pausa dallo studio. Grazie, Vale. Fa sempre piacere. Confusion. Confusion. Che stai studiando? È bello, sempre al solito. Ah, una domanda. Secondo te c'è un modo per citare? In che senso citare? So che è un gioco che almeno per ora ha solo l'online, ma il competitivo mi ha dato la testa. No, allora, per ora Xenoverse non è online, assolutamente. Optimization, sì. Sì, no, è solo offline Xenoverse. Sì, 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 assolutamente. Ci sono letteralmente i file di gioco, è tutto moddabile. Credo che per aprire il save non tu non possa farlo con un normale PKX o cose del genere, ovviamente. Credo si possa fare con RPG Maker, essenzialmente. Però sì, esattamente come puoi moddare il gioco, puoi anche moddare un salvataggio, quello sì. Tra l'altro, le mod di Xenoverse credo che usciranno a breve, perché è facilissimo moddarlo, quindi... vuoi cancellare una mossa per far spazio a salvaguardia? Yes. Krogank, bene. Krogan che lotta a veleno, quindi confusione lo sciotta, ma lo scioglie proprio. Madonna, muori Krogan. Minos è top Pokémon della squadra. Quelli di tipo psico sono sempre comodi ovunque, all'inizio del gioco soprattutto. Perché non sono deboli a niente, sono forti contro tutto. Ok, ti sbagli di grosso se pensi che sarò io a ripulire questo disastro. Sinceramente, non l'ho fatto. Prendi fuori la chiave e vado ad affrontare il capo palestra. Chiave cortile, ah, è nel cortile, giustamente. Sì, lo so già che sarà lì tipo ad allenarsi. Sarà lì ad allenarsi, a flexare i cannoni. Ok. Certo. Ah, c'è la fregatura, ci sono pure i suoi scagnozzi, Marcus. Fatti sotto, prescelto, go go Grambus. Ok, studente Marcus. Questo è nuovo. Volpino. Abbastanza bruttino. Un punching bag con una faccia. Va bene. Makuhita è un punching bag semplice almeno. Vabbè, ok. Perché c'è il legnetto poi? Designer. Va bene, designer. Bello tosto, comunque, come HP e PS. O difesa, comunque, difesa speciale. Ma... Lord! Il lordo dei memini! Ma grazie mille per il Prime, ma carissimo! Ma così, di sorpresa proprio, non ti vedevo neanche in chat. Ciao caro! Grazie mille davvero. Stiamo andando sempre più veloci verso i 25, eh? Sono subiato anche io. Allora, se c'è un mod in chat, potete mandargli il canale, il link del gruppo dei sub. Altrimenti poi te lo passo io dal gruppo di Master. Tranquo. Ha un sacco di PS difesa. Ah, ecco. Grazie mille, Lord. Allora vuol dire che ho fatto il bravo, perché me l'avevi detto, se fai il bravo. Ok. No, non mi curo ancora.
sicuro ancora. Tanto c'è il secondo, sì, ecco. Che cazzo c'è, la mascotte di Grumble che saltella? Ok. La lotta in biblioteca è stata entusiasmante, ma non farai franca con il nostro capo. Ah, ti eri dimenticato il credenziale di Pra. Proprio il modo migliore per dimenticarsi, per non fare una sub. Beefall. Questo l'ho già visto, mi sembra, da qualche parte. No, forse qualcuno l'aveva mandato contro di me. Dovrebbe essere Coleottero, ma anche Lotta. È tipo un Heracross? Perché credo che siano tutti tipo Lotta. Beefall con la F. Ok. Dai che arrivo al 21. Dai che arrivo al 21 con Kiki. Ottimo, ottimo. Bene. Bene così, bene così. Allora, 21, ok. Minosso al 21, figata. Psicoraggio! Oh, ciao caro Minosse, diventi il top striker della squadra. Ovviamente al posto di mille bave, tanto confusione può sempre servirci per confondere, appunto. Psicoraggio non so se confonde, eh. Yemin lo conosciamo. Debolissimo ovviamente a canto di fata. Bastardo, bastardo! Ma basta. Prenditi il cartavetro, proprio in faccia il cartavetro. Proprio, madonna, scartavetramento. Pam 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 pam. Non voglio curarmi. Grande Kiki. No! E non è ancora morto, eh. Un PS! Questa è la lotta finale. Cioè proprio chi vince questa vince. Dai, non mi uccidi con palmo forza, lo so. Solo 2 PS. Ah, siamo morti entrambi. Geniale. Anche io prima avevo Yemi, poco dopo che si è voluto l'ho tolto e ragazzi, schifo. Non ho visto l'evoluzione, però sto facendo un po' a gusti, no? Provo i vari Pokémon. Se trovo un Pokémon più interessante del precedente, o un nuovo, o qualcosa di speciale, lo metto in squadra. Sto provando un po' così. Poi probabilmente sarà molto difficile andare avanti, perché continuerò ad abbandonare Pokémon. Che è un po' un problema, perché non riesci a livellare in modo intelligente se li abbandoni per strada. Però faccio di solito così quando voglio provare una nuova generazione. Perché di solito arrivo anche in Spada e Scudo. Sono arrivato alla Lega che avevo una squadra fissa, però avevo provato praticamente tutti. Quindi è stato molto figo. Bam, bam. Ok. Capo palestra. Allora, abbiamo già visto che c'ha un come cazzo si chiama? Un Ulucha, che però non è il suo ace. Quello Ulucha sinceramente non mi spaventa, perché più o meno lo possiamo battere in ogni modo. Non possiamo possiamo batterlo anche con Zapdos volendo. Però il suo ace mi spaventa. Chi potrebbe essere? Teniamo Kiki che è al 21. Salvo. Yes. Grazie. E andiamo. Allora, ecco qua Grumble. Go go Grumbles. Go go Grumbles, lo dicono tutti, immagino. Ok. Dai, ci sarà uno che dice qualcosa di diverso, me lo sento. Ci sarà il segreto. No, tutti che fanno il tifo. Vabbè. Per il bullo della scuola, poi. Ok. Bullo della scuola, siamo pronti? Sapevo che saresti venuto. Hai provato il tuo valore contro quei damerini e io sono curioso di mettermi alla prova con te. Io, Claudio, capolestra del campo Sariepoli, ti sfido ufficialmente in una lotta. Libera tutto il potere che ti ha donato la lastra terrestre. Go, go, Grumbles! Sicuramente non la uso. Bellissima la musica di capolestra, ripeto. Bello anche lui, eh. Proprio... Madonna, ragazzi, lezzo proprio. Ah, Passimian, ma carissimo. Te ti conosco come le mie tasche, caro. C'è il vantaggio, però, che facendo come sto... Cioè, giocando come sto giocando io, essenzialmente, non siamo mai overlivellati. Quindi è sempre una bella sfida. Poi con Set e il mio, diciamo... evitare il più possibile di usare strumenti, sarà una bella lotta, una bella lotta. Cresci pugno, molto intelligente, molto intelligente. Le host sono veramente stupende, fra l'altro sono state fatte da Sidonia, quindi cioè ha stile Sidonia nella musica, eh. Ed è molto influenzato da Toby Fox, si sente un sacco in alcuni temi. Per esempio quello della scorsa volta, il team
come cazzo si chiama il team? Madonna, vedete quando faccio 6 serie insieme mi dimentico i team cattivi. Vabbè, i robot vari, i cyborg di questo team hanno una musica che è palesemente la musica di lo scat di del fantasmino di Toby Fox, insomma. Chi sta fregando? Chi ignora gli ordini? Non mi ascoltano se sono sopra il 20? No, non è vero, dai, non è possibile. Dai, Zappos, fallo fuori, dai, fallo fuori. Non aver pietà. Non credo. Ah no, Kiki mi è stato scambiato, è vero, mi è stato scambiato Kiki qua fuori, me l'ha scambiato con Onda. C'ha delle statistiche forti quel Passimian, eh? Mi sa che una cura sì, ha senso farla. Non voglio esagerare comunque con l'auto-infliggermi punizioni, quindi una cura si fa. Una super pozione, sì, così. Una cura e basta. Limitiamoci a uno o due massimo, eh? Non esageriamo. E che c'ha cresci pugno, è molto intelligente. Devo partire subito con Zapdos. Kiki non era la scelta. Sono stato avido perché era quella più bassa di livello e voglio anche farmare, no? In live invece di farmare off screen. Peccata. Si vede che Zapdos. Poi che spaccaroccia abbia la stessa animazione di cresci pugno è odioso. Per me è odiosa questa cosa. Comunque, peccata. Ah, giusto che attacco rapido. Cazzo. Giochi in classica o moderna? Moderna. Perché considero una roba perfetta. Cioè un'idea geniale quella che... Il funzionamento attuale del condivido esperienza. È una delle migliori idee che hanno avuto Game Freak degli altri. Non sopporto il condivido esperienza classico, ragazzi. Non lo sopporto proprio. Proviamo con... Sì, coraggio. Minosse rivelazione? Magari. Minchia, Minosse è forte. C'è da dire che sto usando una mossa di attacco speciale, non attacco fisico, quindi. Boh, proviamo Minos a sto punto, Ulucha. Eccolo lì. Strano lo sprite di Ulucha. Ecco, c'è una differenza fra gli sprite di Pokémon classici e questa che è. Questi che è stranissima, cioè sono proprio molto diversi. Cazzo, quasi one shot. Però. Ma mi uccide. Ecco Dala, resisti. Rudolf. Ci starebbe ogni tanto farmare off screen, eh? Parto di assorbibacio, perché così se mi fai danno dovrei recuperare un po'. Brutto colpo pure, bastardo. Vediamo se basta per recuperare tutto. Yes. GG. Vediamo sto boss. Qua non mi ricordo se hanno messo la musica del Pokémon finale. Se l'ha messa sono da applausi. Però non mi ricordo se l'hanno fatta o no. Pyukumuku. Ma è Pyukumuku da baseball. E la madò. Ok, Pyukumuku da baseball. Va bene. Io direi assorbibacio ancora. Cresci pugno, bastardo. Ok, non è molto efficace. Ottimo, Rudolf è un ottimo tank per lui. Madonna, il danno Rudolf, grande. Ok. Dai, che credo che l'abbiamo battuto ormai. GG comunque, Claudio. Mi hai distrutto 3 Pokémon della squadra. Fortino. E siamo a 2, ragazzi. Siamo a due medaglie. Bene. Livello 23. No, livello 24. Pestone. Questo è simpatia. Potevo fare simpatia qua, era una buona strategia. Sgrodolo sarà a livello 22.
Non per nulla, sei il messia della Legella, madonna addirittura. Non sono il messia, lui è il messia. Il messia addirittura. Vabbè, ok, della leggenda. Che fra l'altro è molto interessante anche quella leggenda, il fatto che l'orecchino sia caduto accanto a noi casualmente, cioè... Interessante, c'è da discutere, ne parleremo di lore. Davvero impressionante, non avevo mai perso una lotta qui al campus. Questa nuova sensazione però non mi butta giù, anzi... La tua luce rossa mi ha illuminato il cammino, mostrandomi che ne ho ancora di strada da fare. Madonna, sono fissati che sono il messia adesso, vabbè. Mi allenerò con tutto me stesso per raggiungere i tuoi livelli. Michele, grazie al tuo aiuto, il campus sarà libero dal Team Dimension, ok? Team Dimension. Me lo dimentico tutte le volte. Il potere della lastra non poteva cadere in mani migliori. Ti prego di accettare questo regalo da parte mia. Ok. Ok, cresci pugno? Che ti conosco. Questa è la MT Crash Pugno, una poderosa mossa di tipo lotta che aumenta anche l'attacco. Inoltre, come premio per avermi sconfitto, anche questa è tua, la medaglia competizione. Ora Kiki ci ascolterà. Ah, giustamente. Ok. Ora che nelle tue mani, le guardie a protezione del percorso 5 ti lasceranno proseguire. In bocca al Granbull per il viaggio. Perfetto. Vediamo se mi dice qualcosa adesso. No, questi magari dicono qualcos'altro. No, Google Granbull, sono degli automi, però non saltano più. Ok, no, non dicono niente. Va bene, mi aspettavo troppo da questo gioco. Sì. Fammi capire se adesso lui ci dà un altro strumento come in Unbound, che quella è un'idea geniale di Unbound. Che scontro memorabile quello tra te e Claudio. Come dici, vuoi sapere chi io sia? Ma che scopo, ti basta sapere che faccio il tipo per te. Ok. Ok. Ancora non mi fai passare? Ok. Michele, aspetta un attimo. Conosci già Aster, non è vero? Sì, è il professore, diciamo. Sai, lui e mio padre hanno sviluppato un veicolo apposito per gli allenatori di Pokémon. È il Pokéboard, una sorta di skateboard fluttuante che viaggia a una velocità impressionante. Va bene, alla bici. Proprio oggi papà mi ha spedito un nuovo modello da Sagittopoli. Ma vorrei... Sagitta vuol dire freccia. Vedremo cosa vuol dire. Vabbè. Ma vorrei che fossi tu ad averlo. Prendilo come un ringraziamento per aver salvato il campus. C'è molto latino e greco, in questo gioco. Secondo me lo sviluppatore o comunque qualcuno di coloro che hanno scritto i testi, hanno fatto la storia, ha fatto il classico. Perché c'è molto latino e greco. Pokéboard va bene, anche per Aspera Lastra, cioè vabbè che è molto conosciuto come modo di dire, però è latino. Quindi. Michele sistema Pokéboard nella tasca strumenti base. Va bene, beh, ci si vede Michele. Proviamo. Ok, come si assegna? Assegna. E poi si fa con F5, giusto? Giusto? Aspetta, prima salvo perché non mi ricordo. Adesso chiudo il gioco per sbaglio. F5 dovrebbe essere. Ok. E la madò! Bellissimo. Ok, è un po' difficile da manovrare come tutte le bici, però è bellissimo. Ok. Bellissimo. Allora, questo l'avevo fatto, sì. Andiamo al percorso 5. Non mi ricordo se ci fosse qualcosina da completare in questo campus, ma non credo. Non credo, aspettate, fatemi controllare. Tutto a posto. Sì, qua è tutto a posto. Bene. Ok. Allora, vediamo innanzitutto l'uovo. Quanto è cresciuto? È ancora lontano. Ah, ci vorrà un po'. Allora, mettiamo come primo Pokémon Minosse, perché ora Kiki è abbastanza in alto. Poi andiamo avanti con Sgrodox. E proviamo sto percorso 5, allora. Cuscinetta. Ha tipo delle cose metalliche. Oh, interessante. Davvero niente male. Bellissimo sto doppiaggio. Quel pivello è riuscito a risvegliare quell'energia rossa, a suonarle a quei due babbei. Due piccioni con una fava. Molto presto quel potere sarà nelle mie mani. Ok, abbiamo un altro rivale molto crudele.
Madonna, ma Saido, cioè, ma sei impazzuto totalmente. Non sai come far evolvere un Pokémon? Non preoccuparti, in giro per la regione troverai tanti cittadini che aspettano solo di condividere le loro preziose informazioni con te. Madonna Saido, che bravo che è. Tesoro, fa attenzione ai Pokémon selvatici. Comunque abbiamo un altro cattivone, rivalone, eccetera. Ritroverò quella palla e la terrò rigore nel mio primo fuoricampo. Valdemaro, la Madonna. Proprio come questa MT. Che contiene... Dio mio, perché non me lo dici subito? Tasca macchina, che è... questa. L'MT... Fra l'altro aligio gelido, lancio. Ok, ah giusto, ha fatto lancio per la... per la palla. Ok. Mega Ball, buono, perché adesso ragazzi bisogna... Se è un nuovo percorso ci saranno nuovi Pokémon, eh? Sono curioso. No, iniziamo subito con uno che non è un nuovo Pokémon. Va bene. Va bene, vai Minosse. Un po' scomoda però sta bici, eh? Cioè, bici, chiamiamolo bici. Ma grande lente, eh? Se non sbaglio, quando uccidi un Pokémon che ha un oggetto, credo che ti dia l'oggetto. Giusto? Fammi provare. Minchia, non è molto efficace. Minosse è fantastico per farmare, ragazzi. Se andiamo a un Pokémon che magari droppa squame cuore, oppure... raccoglie grande lente. Figata. Minosse dobbiamo tenerci. Aspetta, mi faccio anche... C'ho il foglietto degli appunti, ragazzi. Minosse da tenere per il farming oggetti. Io, ragazzi, gioco così, eh. Ok. Volevo fare una serie completamente, no, mia, nello stile di gioco anche. Uè, salve Ema! Salve carissimo, benvenuto. Stiamo facendo Xenoverso oggi. Credo si capiva dal... No, voglio togliermi la bici, ok? Ok. Qua c'è un altro passaggio. No, ok, mi sembra abbastanza chiuso. Qua c'è un segretino, dai, c'è un segreto. No, non c'è un cazzo. C'è un po' di problemi negli input a volte, mi scivolano veramente male. Vabbè, proviamo lui. I miei Pokémon siamo hashtag bellissimi. Guarda qua l'influencer. Stavo per dire, se hanno messo influencer come nome allenatore, rido. Influencer Teo vuole lottare. Che fra l'altro ha un iPhone con... coso, la pre-evoluzione di Zarina, no? Nel, come cazzo si chiama? Bounsweet. È un high Bounsweet. Non lo so. Bene. Snubbull? Bello Snubbull. Però è tipo folletto. No, psicoraggio. Dai, sciottalo, ti prego. Sciottalo e basta. No. Ah, giusto, credo sia di tipo psicofolletto Minosse, eh? Per quello che morso gli ha fatto neutro. Hashtag forever alone. Esatto. Audino. Bene. Un sacco di punti esperienza, dai. Dai, un sacco di punti esperienza. Dai. Dai che cresciamo tutti di 6 livelli adesso. Madonna, non muore mai però. È confuso. Cataluce. Serviva questo livello su Minosse. Vabbè, andiamo con Sgrodro, si facciamo una mossa suono ed è morto. Ok, tipo folletto, giusto? Yes. La priority. Scatto Z. Non è super efficace, eh? Ma Udino è di tipo folletto, non è solo di tipo normale, giusto? Ma no, forse è rimasto di tipo normale, eh? Forse è rimasto di tipo normale. E su me non è molto efficace perché sono di tipo... sono di tipo suono. Sono arrogodenti. Il tipo suono è veramente complicato da imparare, soprattutto senza sto cazzo di... dammelo sto tag! Quando magari il Pokémon cosa ha battuto, non quelli che devo ancora battere, però quelli che cosa ha battuto, dimmi, super efficace, non molto efficace. Dio mio. Vabbè. Ok. Potevi evitare di scompigliarmi il ciuffo, però.
Capo palestra? Per cos'è quell'obiettivo capo palestra, scus? No, non è capo, che OS. Se ti dico tutte le info, ma me le sono segnate. Allora, è super efficace sul tipo acqua, volante elettro e subisce da drago elettro, credo. O drago elettro, sì, subisce il tipo drago e il tipo elettro sono super efficaci sul tipo suono. Però so che psico resiste, me lo sono segnato, però gli altri ancora non li ho capiti. Me li devo segnare ancora tutti. Scusate, accelero, vado là a curarmi. Esatto. Perché me l'ha detto all'inizio, me lo sono segnato sul foglio giustamente per imparare. Curiamoci di nuovo. Yes. Ovviamente andrò con calma, ragazzi. Cioè, per fortuna in questo... Per fortuna, no? Per fortuna o per sfortuna, in realtà. In questo gioco abbiamo l'impossibilità di accelerare. In realtà si può con una mod o con un programma un po' speciale. E quindi possiamo prenderci con calma l'esplorazione, giocare in modo intelligente a Pokémon, ok? Mettiamo lui. Il discepolo del grande Gennaro. Ti sconfiggerò. Il grande Gennaro Bullo, che è il primo che abbiamo affrontato. Ok. Bullo Marco. Con Beefall, che ormai conosciamo, è tipo quelle 8 robe. Nosse credo che lo scioglierà, giusto? Ecco, Psicoraggio fa l'animazione di Psyche. Top. Top. Ok, basta, ne ho solo uno. Bene. C'è questo capo palestra. Devo guardarmi come si leggono gli obiettivi nel PokéWest, giusto? Esatto. Capo palestra. Sconfiggi almeno 100 allenatori. Ok. Novizio della lotte, sconfiggi un allenatore. Emergente, sconfiggi almeno 50 allenatori. L'ho finito. Ah, c'è emergente, poi c'è capo palestra, poi ci sarà campione, eccetera, eccetera. Ok. Colpo di fulmine, fra l'altro, vorrà dire che ce la facciamo, quella tipa lì. Dato una stella, ok, Gnamroccia. Collezionista in erba, e quello, ragazzi, sarà probabilmente... Credo di volerlo completare, quell'obiettivo, Il Pokédex di Yeldiv, credo che lo completeremo. È tornato il nostro amico Aster! Nel posto giusto, al momento giusto, Michele. Seguimi, devo assolutamente vedere una cosa. Devi assolutamente vedere una cosa. Alberi caduti qua, boss. È un glitch! È un glitch! Senti com'è pesante l'aria qui? Quest'albero è permeato dall'energia dello Xenoverse. Un po' di lore, un po' di lore, sì. Quindi lo Xenoverse è un'altra dimensione, come avevo ipotizzato. Non è universo, spazio, pianeta, è un altro universo. Ultra creature, collegate alle ultra creature. È molto probabile che qui tempo fa si sia aperta e poi richiusa una faglia interdimensionale. E tramite fratture del genere che i Pokémon X sono riusciti ad evadere dallo Xenoverse. Per quanto affascinante, questo fenomeno rappresenta un pericolo per l'equilibrio del pianeta. Per la regione ne è già zeppa, ma se dovesse estendersi anche altrove correremo seri rischi. Stai allerta, Michele, per precauzione prendi l'altro Xenoball. Ok. L'albero glitchato è bellissimo, comunque. Non tutto il male viene per nuocere, però. Talvolta in queste zone può si rinvenire una particolare roccia, denominata Xenolite. Gli studi hanno rivelato che alcuni Pokémon X reagiscono all'energia sprigionata da questa roccia evolvendosi. Quindi è da provare su Sharpedo. O su Elekid. Sì, quella lì, vedo che non c'è uno sbrulcichio, probabilmente non c'è... Minchia, già gli Shockwave selvatici. Credo che sia la Xenolite quello scintillio, giusto? Quanto faccio fuga? Voglio fare una cosa un attimo, Salviamo. Potrebbe, ok, potrebbe anche essere un altro oggetto. Bacca Eden. Eden? Voglio leggerla questa. Bacca Eden ci avrà una lore assurda. Eden... Una misteriosa bacca proveniente da un altro pianeta. Nessuno ha mai avuto il coraggio di mangiarla. Proviamo a tenerlo in lotta per un po' con questa bacca Eden e vediamo se la mangia prima o poi. Magari prendendo danno. Non si può interagire con l'albero. E si possono trovare Pokémon selvatici? X? Credo. No, solo Shockwave. Ok, ok.
era fra l'altro nell'erba viola, quindi diciamo che do per scontato che non si trovino. Ok. Perché è palese, ragazzi, che lo starter sia un Pokémon dallo Xenoverse. Hanno uno spawn rate basso. Ma cioè, ci vado a nozze io con questo concetto. Ci vado a nozze, Dami, hai rovinato l'esperienza a tutti gli altri in live, adesso sappilo. Si dovranno assorbire 3 ore di me che vado avanti e indietro nell'erba viola. Intanto farmiamo anche un po'. Perché non è molto efficace? Io non mi ricordo i tipi base, cioè spettro su psico non è super efficace. Non lo sapevo. Perché non è molto efficace? Di che tipo è Drowsy? Scusa, è psico Drowsy, no? Buon salve Black Dragon! Ciao carissimo! Sei arrivato nel punto migliore. Perché psico? Pensavo che psico fosse ipnotizzato. Solo che psico fosse super efficace. Si colpisce al suolo, bene. Bene. Minossa rimane addormentato, che mi serve addormentato. Tanto ti svegliamo nel tempo. Kiki sale a livello 24, buono. Metronomo. Ma ci divertiamo subito ovviamente, al posto di taglio. Psico è 0.5 verso Psico, ok. E Spettro? Non ti ricordavo che Spettro fosse... In ogni zona dove appunto ci sono questi alberi bugati cambia il Pokémon. Collezionismo, Dami, collezionismo. Cioè, ma ci vado. Spettro è 2x. Mi ha detto che non era super efficace. Ha fatto ombra notturna. Credo che sia la zona. Cioè, il fatto che l'erba sia viola. Sì. Sì. Questo lo volevo un sacco, questo Spiritomb. Lo volevo un sacco. Indagine pure, eh? Una xenolite. 1%, ma top content. Clip, ragazzi, clip. È un Pokémon X, è uno Spiritomb. Voglio leggere la sua descrizione un sacco proprio. Allora, io provo una Xenoball così, è addormentato, a livello 15 non credo sia il leggendario finale, quindi ho 37 Xenoball, vale la pena provare. Ok, Black Dragon, praticamente ci sono... C'è questo Xenoverse, ok? Che è essenzialmente un universo parallelo, ok? Si aprono questi portali interdimensionali da cui arrivano questi Pokémon. Non ho capito bene se arrivano solo Pokémon o anche l'energia stessa trasforma alcuni Pokémon reali, perché se questi Pokémon X sono essenzialmente dei Pokémon esistenti, però diversi, cambiati. Ricordano tipo delle forme alternative, quindi mi verrebbe da dire che i portali trasformano. E hanno tipi strani, combinazioni strane, hanno anche delle evoluzioni strane da quello che mi hanno detto. Tipo, credo che Electabuzz non si evolve in Electivire, ma in un altro. Spettro erba, ovviamente, Pokémon Spirit Albero. Alcune teorie sostengono che questo sia il reale aspetto di Spiritomb. Sarebbe quello già noto, infatti, a provenire dello Xenoverse. No, vabbè, qua fanno un retcon anche del Spettro erba, è tipo... Urgeist. Ah, capito. Grazie Dami. Ho capito subito allora. L'altra cosa che hanno detto in descrizione, tipo togli 50 PS se il tuo Pokémon è livello 50, non hanno super efficacità. Ma nemmeno il contrario. Ok, sono neutre. Grazie mille. 100 kg pesa. Ma qua fanno un retcon della lore, perché Spiritomb originale è... Allora, mandiamo a fanculo per il fatto che ci sia scritto alcune teorie, ok? Alcune teorie sostengono, queste teorie sbagliano, perché lo Spiritomb originale, in realtà li dicono senza parlare di teoria, parlano proprio di storia. Di solito il Pokédex è verità, non è teoria. Perché se iniziamo a dire che il Pokédex non è verità, crollano tutto, cioè crolla tutto. Soprannome di Spiritomb, ragazzi, se volete riscattare un soprannome, intanto che ragiono. Perché la lore originale dice che in realtà Spiritomb sono 108 spiriti malvagi intrappolati in una roccianima. Quindi... E lì viene dato come dato di fatto. Quindi in teoria questo è una teoria diversa, però... Sbagliata, insomma. Sappiamo che è sbagliata.
soprannome per Spirito. Allora, io ho un solo soprannome per Spirito di solito, per lo Spirito normale, che è 108. Quello per forza, perché 108 spiriti, 108 nel Poggio di Sino, eccetera, eccetera. Però questo... 104. Che soprannome diamo a questo Spiritombo? Azza, 11 lettere il mio. Hai provato a toglierne una. Accorciano, non so, c'è un sinonimo. Allora, spirito di tipo erba. Come lo chiamo? Spetto erba. Ah, difficile, è pure maschio. Gino, lo chiamiamo Gino. Woodgeist, non lo so. Leafgeist, Cianuro. Cianuru. Ok, allora se andiamo sui meme va bene. Cianuru va bene. Se si fa un soprannome meme va bene. Metti squadra. Io odio questa cosa. Io odio questa cosa. È andato al PC, ragazzi. Frega un cazzo se siamo vicini. E se la soluzione la sapete già. Ma io corro. Corro proprio. Voglio provare una cosa. Ho in mente una cosa molto importante da provare. Ma innanzitutto curiamoci. No, non credo mi serva, però... Nel dubbio. Voglio provare sta cosa. Cos'è che vuoi fare? Allora, innanzitutto togliere la xenolite. E voglio vedere una... Voglio guardare le statistiche. Donna, curami. Sistema memoria. Ecco, odio che non ci sia un box in tutto il... in tutta l'università, però... Eccolo qua. Allora, innanzitutto... Come faccio a spostare gli strumenti? No, non dirmi che non c'è sposta strumenti. Stiamo scherzando? Io devo pagare due volte per spostare gli strumenti. Guarda essa. Ok, no, strumento. Ok, prendi la xenolite. E... Innanzitutto voglio fare... Fatto X. Cioè, uso tutti i soldi per fare sta cosa, eh. Allora, io voglio spostarlo al posto dell'uovo. Qui dovrò riaprirlo per fare cose. È gratuito quello? Non lo so. Allora, borsa. La borsa, che cazzo fa? Pokémon. Innanzitutto voglio vedere le statistiche. Info. Ok, è il Pokémon numero 4. Fogliamanto, evita problemi di statua del sole. Ok, crescita del torrelaggio mega assorbente. Ipnosi, natura seria. Ok, un incontro fortuito, tra l'altro. Ok. A questo punto io voglio provare. Me l'hanno detto. È un po'. Mi hanno detto di questa xenolite qua. Gli hanno dato la xenolite a lui. Dov'è la xenolite? Dov'è? Che cazzo sta la xenolite? Oh! Ah, è uno strumento base? No, strumento normale, ok. Non capace. Dannazione. Box. Mettiamo l'uovo al suo posto e proviamo sia Sharpedo che lui. Sto facendo un po' di esperimenti folli, ragazzi. So che non ha molto senso provare così, però cioè, è l'unico modo che ho. Proviamo adesso. Borsa. Prossimo Pokémon con i tentacoli o catturi, ma sicuro. Xenolite, usa. Nessuno dei due è capace. Allora, probabilmente Xmas Dumb, una volta evoluto in Electrode, posso usare la xenolite per farlo evolvere. Però... E non si può usare ovviamente sul mio carissimo... carissimo Sgrodlox. Prossimo Pokémon di Dragon Creature lo si usa come DPT. No, ho fatto cura Pokémon.
box. Madonna, la lentezza. La lentezza. In questo, questo veramente, cioè, si vantano di aver fatto il gioco della vita, ma non sbagliano queste cose. Vabbè, grazie dei tuoi soldi, giovane umano. Ok, il team è quello giusto? Il team è quello giusto. Va bene. Madonna. Ok, andiamo. Andiamo. Tra l'altro, la bacca, perché mi puzza? Perché è nelle bacche. Non è negli strumenti base o negli strumenti. Sta nelle bacche, quindi deve essere data come una bacca normale, sicuro. Togliamo un attimo. Qua non si può andare, va bene. Si poteva andare solo qua sotto. Avevo esplorato tutto, giusto? Sì. L'albero non si può interagire, mi sarebbe piaciuto un sacco. E andiamo. Credo che ci sia solo quel Pokémon X. Però se ce n'è un altro, torneremo poi, in caso. Ok, affrontiamo lui. Prossimo Pokémon da catturare. Ok. Beefall. Leggiamo un po' la sua descrizione e proviamolo in squadra. Perché vediamo se riesco a fare ipnosi senza ucciderlo. Dai. Parababà. Ok. Addormentati. Ora proviamo una bella Mega Ball, una Pokémon, non lo so. Mega, dai, tanto ne ho 11. Possiamo provare. La grafica, esatto, la grafica sembra Biri o Bill. È stranissimo. O Beetle. Beh, Beefle e Beetle praticamente. Beefle. Ok. Pokémon testa dura, coleotterolotta. Ok, pieno di vitalità. Pieno di vitalità, scorrazza qua e là lanciandosi alla carica di Pokémon ben più grossi di lui. Col tempo il guscio gli si robustisce e diventerà, immagino, o il sacco. No, non credo si diventi il sacco da box. Soprannome era Cross Freebooter, esatto. Soprannome per Beefall, femmina. Beefall femmina. Beh, Beatles, quindi Yoko Ono. Ditemi se ne avete una migliore, se no tengo questa. Top, ok. Sto guardando anche chi sta andando in live adesso, così poi saprò da chi va andarvi. Quindi si può tornare indietro. Enter, Yoko Ono. E non posso metterlo in squadra, devo mandarlo al PC. Che palle sta cosa. Vabbè. Prossimo percorso lo proveremo. Hot! Cosa vuol dire hot? Ah, credo sia un termine tipo del vento. Va bene, ok. Quarterback, Ettore, vuole lottare. Punchbag, ok, ecco qua l'altro che... Questo di design mi fa proprio schifo. No, ma è la stessa faccia! È la stessa faccia, scusate. La faccia è quella. È coso esploso, è un Beefall esploso, sì. È la stessa faccia di Beefall, essenzialmente. Sicuraggio? Cioè, Minosse sta diventando fortissimo. Minchia. Chissà quando si evolve. O come si evolve. Sicuraggio? L'ultima Evo però è bella. Ah, di lui? Interessante. La vedremo presto, allora, forse. Io l'ho avuto nella mia squadra, dai, figata. Questa mi sa che è l'evoluzione. Sì, esatto, si assomiglia un sacco, secondo me è quello, per forza. Adesso che lo vedo meglio, sì. Li ho visti vicini uno dopo l'altro. Oh, qua iniziano i percorsi, quelli dove ci sono le scelte intelligenti da fare, eh. Ma stavo lottando, ok. Io continuo a pensare che ci siano i Crawling Space, eh. Ma continuo proprio a pensare che ci siano. Sembra... No, mi dissocio anch'io, ovviamente. Bakaki, ok. Utile per la confusione, credo. Credo, servisse per quello. Il nostro Shock Beard, come al solito. Chissà se troveremo uno Shiny. Nell'erba, ovviamente, perché nell'Overworld so che si possono trovare a una percentuale altissima, tipo 1 su 100.
ed è praticamente la percentuale a cui noi abbiamo trovato appena adesso questo Spiritomb. Quindi cosa ho schiacciato? S, madonna che spavento. Ok, non voglio perdermi, quindi Beeple di nuovo. Ok, ormai lo abbiamo, quindi non ci serve più tenerlo. Fuga. Pam pam param pam 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 parabam. Baccaraggio, ok. Hai cliccato alt F4. Ogni tanto viene quell'infarto. Energipalla! Questa è una mossa fortissima da trovare all'inizio, eh. Mamma mia, Shockbeard ormai lo conosciamo. Chissà il terzo. Sono stracurioso del terzo, come può essere. Fuga. C'è un Pokémon bellissimo che ho visto prima di Xenoverse. Uno dei pochi Pokémon che ho visto prima di iniziare Xenoverse, che è il Corvo d'Ossa, tipo. Ricorda un sacco un Corvo d'Ossa di Skyrim. Quello lo voglio assolutamente in squadra. Auto-overlivellare i Pokémon, esatto. Anche lui ha avuto. Quello lì mi fa impazzire. Quando l'ho visto la prima volta lo voglio troppo. È letteralmente il falco d'ossa di Skyrim. Ok, il Bulzona. Montanaro Simone vuole lottare. Simonuru! Il nostro Simonuru questo. Corsola. E qua ci voleva Corsola di Galar, però. Ok, Minosse, fai ancora psicoraggio. Cattura Simone. Minchia, fortissimo. Sempre stato forte il corso, eh. Minosse, sei troppo fragile, però. Dio mio. No, mi fa rimossa roccia, non posso mettere Zapdos. Così lo posso chiamare Piccolo Lucio. Va bene. Ok, dovrei farcela. Un altro psicoraggio. Dai. Non rimanere un PS, se no mi incazzo. Al 21 doveva essere. Cioè, tutti al 15 e lui al 21. Vabbè. C'è Zapdos che rimane troppo alto di livello. Che odio. Che odio sta cosa. Ok, scintilla. Sì, vabbè, Incrotuono. Dai, Incrotuono per far scintilla. Dio mio. Ok, grazie. Grazie. No, luce siluro forse. Bene, non si gettano il futuro in giro. Forse sto andando pure dalla direzione giusta, mi sa. Forse sono... Mi sa che sono o nella direzione totalmente sbagliata o in quella giusta. Ciao Mick, ciao carissimo. Come stai, caro? GG, grazie, grazie del GG. Steph90, grazie mille del follow, benvenuto. Tutto bene? Sì, dai, tutto bene. Ho iniziato un 2021 abbastanza nella media. Ma minchia, quanto strada... Mi sa che sto facendo la strada sbagliata. Cioè, la strada giusta, che non voglio fare. Tutto bene, comunque, sì. Mi sono messo a un ritmo giusto adesso con le serie. Dai, sto avanti con le live bene. Basta. Sto andando la strada giusta. Ecco, appunto, che palle. C'ho sto istinto di trovare subito la strada giusta quando invece la voglio evitare. Spesso si incorre nel proprio destino nella strada intrapresa per evitarlo. Kung Fu Panda insegna. Che filosofico. Dio mio, però non potevano programmare un tasto velocizzazione in sto gioco di merda. Se lo meritano tutto lo Xenobug come titolo. Per Asperat. Lezza. Lezzo. Penzola proprio. C'è chi vuole andare avanti e chi non vuole andare a farsi due palle così per tornare dietro. Io voglio esplorare, io li esploro così i giochi Pokémon, ragazzi. I miei Pokémon pianteremo le tende qui. Ernia, si chiama Ernia al disco. No, Ernia, vabbè. Ecco, prossimo acquisto. Questo, mi sa. Siete tutto su questo scricchiolio in live, bellissimo. Morelul. Ernia, esatto. Vabbè, fai i nomi. Ciao Steph. Allora, assorbi bacio. Da dove ci hai trovato di bello? Sono curioso. Buonanotte a tutti. Grazie, anche a te, anche a te. Da TP. YP. Eh?
A stare in sta posizione non erano al dischi le paviglie, mi sa. Yup. Ah, vabbè, sì, lì sono famoso. Sì, 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 ho un canale mio. Mi ha fatto anche belle visualizzazioni con il video di Capodanno. È molto interessante, sì. No, però io sono più un tipo da OnlyFan. No, mi dissocio. Ovviamente ci si dissocia. BXXX, tante robe. Bravo, sì, sì. OnlyFan, no? Solo divertimento. Ma scherzi, scusa. So che c'è qualcuno che lo fa, che lo compra. Perché ho ritardi o qualcosa del genere? Non lo so, a volte ci sono... A volte dipende un po' dalla tua rete. Prova ad aggiornare, magari sei un po' in ritardo rispetto agli altri. Perché io frame non ne sto perdendo. Figo sto gioco, vero? Allora, è molto figo. Devo dire che è molto figo. C'ha un sacco di idee geniali. Alcuni Pokémon nuovi sono veramente belli. La lore sembra profonda. C'ha un po' di bug, ed è per questo il titolo che gli do. Ma che direte, mentali? No, no, nessuno, mi dissocio questi termini. C'è un po' di problemi di bug ed è stato un po' gestito male al rilascio. Più che altro, appunto, c'è stato crash del sito, versioni continuamente aggiornate. È un po' un cyberpunk, ecco. È un po' un cyberpunk dei giochi indie italiani. Porta Pokémon Marron Merda. Quello ha contenuto. Sai, no, il problema di Marron Merda è che fa ridere, è tutto. Però fa ridere l'inizio. Cioè, poi diventa Rubino. È Rubino pari. Cioè, una volta che hai visto le battute, una volta che le rivedi all'infinito, non fa più ridere. Quindi... E tipo è fatto solo per metà, da quello che mi ricordo. Che c'era Tonio Cartonio, no? Il cattivo. Cyberbug 2077, esatto. Si fanno la sfida Cyberbug e Xenobug. Dai, Swadloon. Livello 23, livello 24 è Sgrodolox. Io sono curioso di quella vacca. Chissà se si attiva con Sgrodolox. Sgrodolox? Pokémon Scarso Edition. È ogni edizione a cui gioco io, perché sono scarso nei giochi. È vero, un po' incasinato, ma come storia è davvero tanta roba. Vero. Però ti devo dire che comunque Unbound, anche l'altra serie che sto facendo, cioè è una Chrome molto più semplice, si prende meno sul serio, perché, madonna, quelli di Xenoverse l'hanno definito il gioco da cui Game Freak deve imparare. Ecco, loro si sono un po' più nell'ombra, e ha una storia che per me è follia. Ieri ho visto appunto il climax della storia ed era folle. Pokémon Scarso è bellissimo, è fatto qui al nord e tutti dicono foto a me Cioniaro. Tra l'altro ho detto da te che per miliardi di anni sei stato uno del sud. Punchbug! Lo prendiamo subito. Uno del sud, del centro in realtà, toscano proprio. Brescia capitale. Proprio Lizzo! Del sud, ecco, esatto. Allora, lui muore se gli fa... No, dovrebbe avere un sacco di difesa, quindi Vento di Fata non credo lo uccida. Conosci già tu. Non volevo. Volevo catturare. Vabbè, che c'ho l'insettino. Lo faccio evolvere l'insettino. No, non li conosco. Li sto conoscendo strada facendo. Ho praticamente iniziato il gioco che conoscevo solo gli starter. Ma di nome. Evento di fatto. È vero, è fisico. È un wall fisico lui. Penso non lo uccida. Perché prima gli facevo sorbi bacio. Che è fisico. E sono al 25 adesso. Anche da... Bisogna anche vedere questo. Non si scappa da Yanmal 14? Non si scappa? Dio mio, Dio. Con acceleratore, va bene. Dai! Sentite, andiamo a curarci al campus, perché mi manca Minosse già. Dai! Ho capito che è veloce Yanma, però... Fuga. Più che altro lo sto giocando molto molto lentamente, perché ho deciso per Xenoverse di giocarlo esattamente come giocherei un qualsiasi gioco Pokémon nuovo. E quindi lo sto giocando con i miei ritmi, mi sono messo a esplorare, a farmare. Tipo prima mi hanno detto, qua c'è una possibilità bassissima di trovare un Pokémon X, e sono stato lì a cercarlo finché non l'ho trovato. Perché mi piace, mi fa impazzire fare queste cose abbastanza segrete o borderline. Si va a Milano anche? Bella città. Ah, no, non è vero. Non c'ho cazzo a fare a Milano. Io, almeno. Allora,
andiamo a curarci. Lì sotto sono andato, che c'era la Pokémon X. Mike, stiamo parlando di Pokémon scarso. Ok, ok. Anche io lo sto giocando con calma, ma fai bene, alla fine... Se lo giochi con calma, io addirittura mi metto a fare le teorie sulla storia, quindi impazzisco per queste cose. Però sì, cioè alla fine nessuno mette fretta. Ho visto tutti finirlo il primo giorno, ma perché? Che gusto c'è? Il trucchetto della staccionata? No, non lo so il trucchetto della staccionata. Se mi dici qualcosa di figo... Allora... Tipo staccionata tipo questa? Allora, non sono andato prima saltellando giù di qua. Ok, e di qua si torna qui. Torno un po' indietro, ok. Allora, aspetta. Punch bug, riproviamoci. Minosse, ipnosi. Ipnosi, subito. Adesso si prendo punch bug e leggo la lore. Allora, borsa. Io adoro queste cose underground dove ti viene, cioè qui c'è un po' la riproposizione di quando da piccolo, cioè giocavo al DS o comunque giocavo al DS, ma giochi del Game Boy, con altri, e mi dicevano: ma sai che, guarda, mi hanno detto che se vai lì c'è una cosa strafiga, eccetera eccetera. Cioè il giorno in cui ho trovato i regi, fra l'altro credo che li avessimo trovati insieme a Mike ai tempi, su Rubino i regi. Credo che ci fossi tu. Non mi ricordo se eri tu o qualcun altro. Comunque sì, il giorno in cui ho trovato i regi, perché un mio amico mi aveva detto: vai là, cioè... Una figata. Pokémon Sacco Pugni. Sono io. Sacco Pugni, Punch Bag, vabbè, traduzione proprio. Quando dici Pokémon X mi viene in mente il video di Marco Merino di X-Action, bellissimo. Se ne sta appeso agli alberi, lasciandosi colpire dai Beefall per accumulare l'energia necessaria all'evoluzione. Figata. Magari c'ha un metodo evolutivo unico, tipo che si deve far picchiare un sacco di volte. Soprannome per Punchbag. Se, mi raccomando, ci sono i punti canale se volete fare un soprannome. C'è il punti canale per... Come si chiama? Generatore di nomi. Ecco, usate generatore di nomi. Per Punchbag lo chiamerei io. Io non c'ho idea. Mi affido a voi oggi. Oggi mi affido totalmente a voi. Munnezza, ciao Koala, ciao Betta. Munnezza con due Z magari. Munnezza, va bene. Oppure No, con una. Ah, Munnesa. Munnesa, ci può stare. Tutto minuscolo proprio, Munnesa. Ci sono altre idee che poi scelgo in caso. È voluto, poi mi dirai anche la lore dietro. Sakuru, no, madonna, Sakuru è ancora più bello, però tutti con la Uru. Sì, mi dispiace, ha vinto male. Prossimo betta vincerai tu, ma Sakuru ci vuole, perché Sakko è un nome molto importante. Ti rivelerò un giorno cosa vuol dire Sakko per me come nome, però manda al PC ovviamente. Ok, proviamo a tornare indietro dove ci ha detto Steph. Allora, per tornare su, devo tornare su da qua, giusto? Sì. Però non sono andato indietro di lì, dopo devo andare di lì. Perché non era la strada giusta, mi hanno detto. Shockbird? Azz, comunque ciao carissima. Appena battuto la seconda palestra, ho preso un Pokémon X all'1% di probabilità, mi hanno detto, quindi ho sculato. E sto un po' completando il Pokédex. Ovviamente, come al solito. Torna verso sinistra, ok. Una staccionata. Cioè al... questa... Livis... sì, c'è un tile spostato. Che cosa underground? Sono bloccato? Cos'è? What? What? Sa
salviamo subito. Bellissimo questo segreto. Vedi perché adoro quando nei giochi mettono queste cose. E adoro il fatto che la Chelsea dice, cioè non è proprio spoiler, diciamo, però potrebbe essere visto come spoiler, però è geniale, cioè, scoprire segreti così. Ed è il post game? Vabbè, se c'è la possibilità di farlo prima è Johto, ragazzi. Questa fra l'altro è la città del tipo spettro, mi sembra, dove ci sono le due torri. Dalla musica mi sembra quella. No vabbè, ma stia scherzando. È Johto. No, è che... No, non spoiler. No, tranquillo, tranquillo. Adesso esploriamo. Però è bellissima sta cosa. Siamo praticamente... Siamo viaggiati nel passato. Abbiamo fatto un viaggio nel passato, essenzialmente. Com'è possibile? La porta è chiusa a chiave. Ok, secondo me è tutto chiuso a chiave apposta. No, 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 ma no, tranquilli. Non è spoiler l'ingresso, eh. Vedo che è tutto a chiave, quindi probabilmente capirò poi. Però è un viaggio nel passato. Ed era dietro una staccionata. Anche centro Pokémon. Aspetta. La porta sembra aperta? Per ora no. Chiuso a chiave, tutto chiuso a chiave. Sì, sembra tutte le case sono chiuse a chiave, tranne il centro Pokémon. Geniale. Si vede che hai studiato, siamo viaggiati. Oh, lì c'è una persona. Queste sono le due torri, eh. Questa è la torre d'argento e la torre d'oro. Cioè la torre di latta e la torre d'oro. Si chiamano la torre di latta e la torre... E qua c'è una spaccatura simile a quella di prima. È un easter egg. Infatti. No, è che post game c'è una cosa. Ma tranquillo, vedremo post game. Probabilmente c'è qualcosa che mi impedisce di andare avanti. La palestra. La porta è chiusa a chiave, forse è meglio non aprire. Parliamo con un anziano. Erano anni che nessuno dall'altra parte si faceva vivo. Dimmi che è tipo una lotta in cui c'hai Pokémon a livello 70, tipo. Bastardo! Beh, a me non va per niente, quindi facciamo un'altra volta. Geniale. Geniale. Probabilmente sia un blocco per non farlo in pregame. Cosa cazzo ho fatto? La madonna, ho schiacciato il tasto di Windows, scusate. Ah, la mia testa. Ma dove mi trovo? E chi sei tu? Capisco, ti chiami Michele, piacere di conoscere. Io sono Vint. 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 O almeno così credo. Non è mai stato un posto del genere. Sto pensando a un personaggio che inizia con Vint. Sembra quasi una città del passato, esatto. Dimmi un po', giovane, tu come hai fatto ad arrivare qui? Staccionata. Uno della chat me l'ha detto. E così ha attraversato uno strano varco bianco a sud della città. Probabilmente è una sorta di... È una sorta di portale dello Xenoverse. O un portale stile... Stile UPA o stile... Ultravarco, eccetera. Che ti fa fare un wormhole fino a qua. Quella cosa io l'ho presa prima della Lega. Quindi non è post-game. Vabbè, è comunque post-storia, diciamo, eh. Per esempio, considero... Ci sono due momenti di solito importanti nei giochi Pokémon. E prendo ad esempio Horas. In Horas tu sblocchi... La maggior parte delle cose post-game si possono definire post-game dopo l'ottava palestra, cioè dopo gli eventi di Groudon e Kyogre. Sblocchi il Flauteone e la possibilità di andare nelle isole Miraggio, un sacco di Pokémon di altre generazioni, eccetera. Poi dopo la Lega sblocchi altre cose, quindi di solito ci sono questi due momenti. Chissà, probabilmente noi due non apparteniamo nemmeno alla stessa dimensione. Madonna. Beh, già che sono qui non mi resta esaminare un po' la zona. Per scusarmi di averti disturbato in tutte le mie chiacchiere, vorrei darti questa, prendi. La GS Ball! Celebi? Celebi? Se hai molto a fare, consiglio anche a te di dare un'occhiata in giro. Potresti trovare qualcosa di interessante. Bello 95, ciao caro. Sì, abbiamo attraversato un varco dimensionale folle e siamo arrivati a Johto, nel passato. Oddio, c'è il bosco di Lecce? Però qua non sempre neanche nessuno... Allora, la musica è quella di...
Giotto, ragazzi, ho dei buchi assurdi su Giotto. Però la città dove ci sono le due torri. Però non è la conformazione di quella città. E il bosco di Lecci è molto più giù. Quindi non lo so. Non ti metto una roba che puoi scoprire così presto dove si va la forza così. Esatto. Porta sembra aperta, vuoi entrare? Sì. Vabbè. Non c'è l'infermiera Joy. No, vabbè. C'erano le due torri, sì. Cioè, c'erano una è la torre bruciata e l'altra è la torre... la torre bruciata dove trovi i cani leggendari e l'altra è la torre di Ho. Soprano di Pichu. È un Pichu, sì, con i modelli vecchi. Old Chu. vintage Chu. No, non hai capito il me... No! No, dammi! Mi dissocio. Torre Campana, comunque, ok. Torre Campana e Torre di Latta. Ok. Madonna, Giotto, ragazzi, è una delle generazioni in cui ho fatto meno, dal punto di vista delle partite, quindi mi ricordo di meno i nomi. Però, ecco. Sono di Pichu, io lo chiamerei Vintage. Quello là si chiamava Vint, quindi mi viene in mente Vintage. Maturchu. Milfchu, no. È maschio, eh. Maschio. Questo metto in squadra assolutamente. Vintage, dai. Vintage. Bellissimo. Vintage è stato trasferito al PC di Tarassaco. Bravi che non hanno fatto un buggone qua. Ok, ora è nel box 1. E basta, non si può interagire. Voglio ben capire com'è possibile che questo Pokémon sia stato trasferito al box attraverso altre dimensioni. Però potrebbe essere la solita, no, il confine fra gameplay e lore. Perché giustamente non ti possono dire di svuotarti il box. O ti dicevano di svuotarti la squadra, andarlo a prendere, poi viaggiare con la squadra. Oppure fanno stile le ultra creature, no? Che quando le catturi in ultra sole e ultra luna. Fra l'altro con questi archi che sono palesemente archi da Johto. So, appunto, facevano come in Ultra Sol Ultra Luna che catturi l'ultra creatura e la mandi al box, non si sa come. E comunque qua si apre così. Figata. Veramente pieno di misteri. Infatti mi piace questo. Mi piace il fatto appunto di giocarci su Twitch, che li possiamo scoprire insieme. Ovvio, non voglio che diventi la solita cosa di vai lì, fai questo. Però darmi l'indizio che vicino ci sia qualcosa da osservare mi piace. O magari non dirmi la soluzione di certi enigmi, ecco. Figata. No, stiamo tornando indietro. Dobbiamo leggere. Allora, innanzitutto. Si legge qua, ragazzi, eh. Sono sicuro per comodità, esatto. È com'è appunto gli ultravark. Voglio leggere la descrizione. No. Non c'è nessuno. Non c'è una descrizione per Pikachu. E non è dello Xenoverse. È del passato. Retrodex. Oh, giusto, Retrodex. Effettivamente. Retrodex. Tieni Delebi. Delebi non so chi sia. No, non credo di averci. Vuoi curare i tuoi Pokémon? Usufruire? Usare il box. Voglio leggere questa descrizione di Pikachu. Cioè, la descrizione allora non la possiamo leggere, però fammi vedere le info almeno. Info. Livello 20. E c'ha il simbolino del Pokédex delle console, delle virtual console. Questi simbolini, ragazzi. Hai già preso l'uovo? Sì, l'ho preso e sto cercando di schiuderlo anche. Scusami, come sei andato nel passato? Ho trovato. Mi ha suggerito Steph di ispezionare una staccionata qui nel percorso qua a destra e ho trovato appunto questa città di Johto. Dunque, statico, tononda fascino quel Pokémon da dolce bacio, natura sicura, generazione 3 2000, la location si chiama stavo leggendo la data
Stavo leggendo la data, sono un coglione. Sono un coglione. Sì, la staccionata. Puoi andarci anche senza, ma non puoi fare quasi nulla. Scusami dello spoiler di un po', ma no, tranquillo, cioè, un nome. Un nome, non credo. Tanto generazione 3 e generazione 2, insomma. Allora, fammi vedere, estremamente sagace, un incontro fortuito. Infatti, spunto di domanda è la cosa. Non lo tengo in squadra perché, ragazzi, è Pikachu alla fine. Cioè, sarà Pikachu con la grafica vecchia, ok? Voglio però spostare lui in squadra. E il prossimo che se ne va via, per ora, è, credo, purtroppo lui. Finché non prendiamo un... lo Shiny. Finché non prendiamo un... non schiudiamo l'uovo e vediamo se ci piace o no, lo teniamo lui. Devo consiglio metti Yamin. Lo so, però non mi piace troppo Yamin per ora. Voglio fare un po', voglio esplorare soprattutto i nuovi. Perché sto cambiando un po'. Cerca Goruchu. Allora, Goruchu so chi è. Ah, vabbè, hanno messo Goruchu, ok. Che era una sorta di Pokémon beta di rosso e blu. Quindi si evolve in Goruchu. Al 21 si evolve? L'evoluzione di Rendier non la so, però per ora voglio provare così, ragazzi. Voglio provarlo un attimo. Poi probabilmente cambierò ancora altre volte, cioè se non mi piace lui. Pifol. A me non fa impazzire. Mi hanno detto che l'evoluzione di Rendier è brutta. Quello me l'hanno detto, mi ricordo. Fuga. Ecco, dobbiamo tenere sempre davanti Minos perché ha l'abilità che ci serve di più per farmare oggetti. Quindi se quello di prima era il percorso giusto, questo sarà il percorso sbagliato. Così. Ad occhio, no? Non credo ti piacerà l'evoluzione di Rudolph. Aia, aia. Me l'hanno detto che sarà brutto. Vai, Minos. È creepy, addirittura creepy. Cos'è, una citazione a Babbo Natale... a coso, a Krampus. Al posto di Babbo Natale. Non Krampus, di Isaac. È solo per il dex. Ah, ok. È solo per il dex evoluzione. Sì, ma comunque adesso sto andando un po' così. Provo i Pokémon. Se dopo un po' non mi piacciono, li cambio. Anche se magari ero vicino all'evoluzione. Voglio andare abbastanza distinto. Poi vediamo, eh. Piano piano si farà un team, quello scuro. Però sarà sempre più difficile, appunto, completare il dex. Non voglio completarlo, ovviamente, nel pregame, ecco. Dio mio, Dio. Proviamo Zap. No, Sakura lo tengo un attimo. Kiki, vai tu. Devo provare anche quella vacca perché non so come si attiva. Probabilmente devo prendere danno. Devo. Vento di fata. Uff. Papam, papam, papam. E secondo me il gioco non è male. Però se cambia leggermente i pixel nelle 8 poche. Minchia, anche quello. Ma poi in generale alcune animazioni, cioè vedere tu la stessa animazione per il tipo di mossa. Cioè praticamente è solo il tipo che cambia l'animazione, eh? Nient'altro. Cioè che bruttura, bruttura proprio. 5 anni, ragazzi, è un minimo. Metronomo, proviamo. Fammi una mossa figa, dai. Calcio rullo. E si fa malissimo, no? Dai, che palla, non voglio far stare qua 3 ore. Potrei cambiare, provo di provare Metrono. Carica parabola. Fortissimo. È la mossa di Heliolisk. Dai. Metrono. Valdeali, sì. Hola, sorry I'm late. Che playero, sei diventato inglese oggi. Hola, British playero. Tra l'altro, hola. Sorry I'm late, quindi... Poliglotta Mr. Worldwide. Che playero. Ciao carissimo. Comunque no, tranquillo. Siamo... abbiamo iniziato da... no, in realtà abbiamo iniziato da un'ora. Passa il tempo, quando ci si diverte. Questo... oh, beh, oh, no, voglio surf. Voglio surf. Paccachi. Ok, allora, quadernino di appunti. Allora, innanzitutto varco per Johto. Percorso 5. Mi sto puntando, perché c'ho il mio. E poi surf per grotta. Su percorso 5.
Ok. Sto guardando la lore, di Legends. Blow mind assurdo, sarebbe mind blow, però vabbè. Ok. Legends e Dragon Ball. Questo è un crawling space? No, non ci sono i crawling space, dai. Mi sto confondendo con un bound, forse. Shockguard. Proviamo Sakura. A Genshin. Ok. Ma sei brutto, però. Devo mettere prima l'altro. Palle. Fuga. 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 Scappa, ti prego. Oh. Allora, mettiamo prima, ovviamente, Scrodox. Scrodox? No, info. All'uovo fammi vedere quanto manca. È ancora lontano, minchia. Facciamo una cosa, se non lo schiudo in questo episodio, ragazzi, lo schiudo prima del prossimo. Vi perderete la reaction, però è meglio così. L'uovo devi tenerlo primo? Perché? Cambia? No. Allora, se l'hanno introdotto qua, non è vero nelle altre generazioni, eh? Non è vero nelle altre generazioni queste cose, però. Non è vero, assolutamente. Consigli, se ti serve un tipo ghiaccio, prendi Ikiru. L'ho provato. Credo che tornerò ad averlo fra un po', perché mi piaceva un sacco come Pokémon e vorrei vederlo evoluto, però l'ho cambiato per l'uovo. Meccaniche di quinta gen. No. Ma infatti, no. Anche in ottava, cioè dall'ottava in poi. Anche in quinta già era così, mi sembra, assolutamente. Pokéball, grazie. Velox Ball, utilissimo. Ikiru, fra l'altro, era veramente bello. Cioè, l'avevo chiamato Ichiko, era carino. La Evo è molto bella e molto forte. Ecco, mi piace a me. Betta, stai diffondendo delle fake news. Fake news proprio, eh. La. Messo primo, schiuso in tempo zero. Vabbè, non lo so. Raga, fake news anche quella di prima. Fake news anche quella di prima. Era questo il percorso giusto, non l'altro. Lorenzo col cappello di Mimikyu. Sarà una citazione di qualche sviluppatore? Non lo so. Skateboardaro, skater, ok. Sarà stato un caso, ok. Vai, Sgrodrox? Sono tipo... fra l'altro, sono di tipo fuoco, ma non cambio, perché il tipo suono è super efficace sull'acqua, vero? Però lui è più veloce. Merda. Dai, dimostra che sei più forte. Scusate. Povere orecchie, mi dispiace, tenetevi le orecchie, perché devo fare... Menecchio! Bravo. ma lo imparate. Vedete che... Cioè, raga, io poi... No, mi è caduto. Oddio. Finita la serie, ragazzi. Questo foglietto degli appunti... Avevo le cuffie doppie. mi dispiace. Sono i punti canale di questo canale. Sono bastardi. Quando finirà la serie, ragazzi, questo foglio lo pubblico sul canale Telegram. Con tutti gli appunti, le cose, cioè... Comunque è stra interessante quella cosa del viaggio nel tempo, cioè minchia, cioè, ci penserò tutta notte. Com'è possibile? Qual è la lore dietro? Il viaggio nel tempo è una figata. Poi anche di generazione, cioè proprio hanno messo la grafica. Bello. Ha un bel post game, dici? Figata allora. Allora, questa a meno che non sia la strada, cioè comunque quel posto sia diverso, non lo so. Lì ci sono stato, devo andare giù, giusto? No? Devo tornare indietro proprio. Qua come si arriva? Questo era l'ingresso. Voglio arrivare a quella Pokéball. Forse dalla... usando Surf? Forse usando... Top gioco, ragazzi, guardate l'ombra. Abbiamo rivisto il bug dell'ombra. Bellissimo il bug dell'ombra.
è il mio preferito, lo trovo sempre, lo becco. Due ombre ci sono, tre ombre, ragazzi, c'è una sotto, una a destra e una là sotto. Top programmazione, ragazzi, guarda che belle, tre ombre, aiuto, aiuto. L'esercito delle ombre vi raggiungerà. Lui l'avevo affrontato. Avevate fatto una fake news, ragazzi. Vi odio. Shockbird. Ancora più ombre. In realtà rappresenta, è come, è tipo è tipo Demon Souls. C'è la tendenza del personaggio anche qua. Se la tendenza del nostro personaggio si avvicina al pure black, iniziamo a vedere più fantasmi, cioè più spettri neri. You're fluffy. Wow. Allora, Elettro dovrebbe fare molto male al mio tipo suono, giusto? Sì, quindi devo scappare assolutamente. Ma se vedessimo altro oltre al percorso 5, ma lì. Allora, c'è il live, non lo so chi c'è il live, però vai, via, fuori, quella è la porta. Io esploro così. Se c'era una roba così alla Vandonia, esatto. Mettiamo Zapdos, penso che è l'unico che resista. Rappresenta i Pokémon rubati agli allenatori del passato, anche potrebbe essere una buona teoria. No, secondo me, io sono straconvinto della tendenza del personaggio invece, proprio in base alle azioni che facciamo, no? Come il nostro personaggio si avvicina alle ombre, più ombre si avvicinano a lui. Oppure più è buono, più attira le ombre. Perché finora il nostro personaggio ha fatto solo scelte positive. Quindi magari quello. Peccata, non so come buttarlo giù lui, cazzo, però. Perché Shockwave non gli fa niente. L'altro è debole Elettro. No, forse era ancora meglio Sgrodolax, vedete. Almeno gli facciamo una mossa neutra. Si può shottare, però. Abbiamo quella bacca. Abbiamo la bacca. Finché abbiamo la bacca c'è speranza. Ok. Rogodenti, mi raccomando, deve shottare. Deve shottare. Adesso teorizziamo pure i bug. Sì, ci vuole. Ci vuole teoria anche su quello. Sottocarica, bravo Fluffy, fai lo stupido. Brava intelligenza artificiale. Grande. Bene. Bene, bene. Zapdos si è 303. Kiki sale a livello 26. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Stanno crescendo tutti i miei bimbi. E questo era il percorso sbagliato. Madonna. Pietrafoglia, proviamo subito. Non credo ci sia nessuno che si vuole con la pietrafoglia, ma non si sa mai. Magari, stavo pensando Kiki perché è fatta di carta, quindi magari. Ok, magari si evolve semplicemente quel livello, C'è solo Shockbeard su questo percorso. Shockbeard dei due insetti. Ma buongiornissimo Matthew, ma buongiornissimo, ma come se la passa? Ma che bella la prima volta che la vedo nel 2021. Non pietrafoglio. Sì, ma di cosa arriva la carta? Madonna. Comunque ragazzi, oggi, cioè, minchia, due sub, siamo vicinissimi ai 25, Siamo sempre più vicini ai 25. E inizio ad aver paura perché non ho belle idee. Cioè, ho idee, ma non so come farle perché ho perso tutti i disegnatori bravi. Ho bisogno dei disegnatori per farle molto. E la terza voglio che sia figa. Ma tanto figa. Quella è aperta? Sì, quella è aperta. Non so come arrivare a quella Pokéball. Quella in alto. Sgrodrox? Comunque siamo vita gialla e non si è attivata ancora quella vacca. Quindi non credo che sia... non arrivarci. Dio mio, Valli! Mi piace esplorare. Mi piace completare le aree. Vai, me lo segno sui poco appunti, dai. Pokéball. Su. Percorso 5. Recupera. Completismo, brava. Se non sbaglio ti serve surf. Ok, allora faccio trattino surf. Ok. Tanto ci devo tornare per la grotta che ho visto, quindi. Sgrodolox penzola come al solito. No, più che altro sto provando una cosa, perché ho trovato una bacca
Eden si chiama, non spoileratemi a cosa serve, però perché mi piacciono questi misteri, che ha un funzionamento unico e nella descrizione addirittura dicono che nessun Pokémon osa mangiarla, nessuno oserebbe mangiarla, quindi sono stracurioso, l'ho provata a dare all'unico Pokémon con in squadra che mi ricorda, no, lo Xenoverse, cioè lo starter, perché lo starter è palesemente un Pokémon dallo Xenoverse, dai, cioè sembra ovvio, vedi? No, la Xenolite, cazzo, la bacca, dov'era? No, gliel'ho data, giusto. Però ho detto, proviamo a dargliela magari quando arriva Vita Gialla. Secondo me abbiamo fatto abbastanza teoria. Tanto vale dargli di nuovo la... Dove cazzo sta l'anello? Negli strumenti base? Ok, sì. Diamogli l'anello terrestre di nuovo. Secondo me abbiamo provato abbastanza. Bacca Eden, ecco. Adesso ve la leggo. E poi teorizziamo. Fra l'altro la forma terrestre è veramente figa. Alla quinta palestra l'ho droppato Xeno, non mi ha preso. A me sta prendendo abbastanza. Fra l'altro la GS Ball, una Pokéball di un'altra dimensione regalata da Vin. A cosa servirà? Lo sappiamo tutti a cosa servirà. Ecco questa qua. Bacchade, una misteriosa bacca proveniente da un altro pianeta. Nessuno ha mai avuto il coraggio di mangiarla. Però non si può usare, si può solo dare. Quindi non so come sperimentarla sta cosa. Va bene, andiamo avanti. Allora, verso Borgo Gemini. Che lì, greco e latino sempre, che torna. Pescheria da Vincenzo. Ok, il mio socio che si occupa della pesca se ne sta tutto il giorno a poltrire, non piglia un pesce. Sono certo e persino tu sapresti fare di meglio. Mi acconterei anche di solo di qualche Magikarp. Ok, devo dargli Pokémon di tipo pesce. Di tipo pesce. Pokémon di tipo acqua. Musichetta carina, dai. Sono venuta fin qui solo per provare il famoso Sidrostelle del borgo. Casa del giudice onomastico! Beh, sarà il nostro miglior amico, tutte le volte ci dimenticheremo. No, non voglio valutare per ora. Ok. Cestino, cestino! Attenzione, i cestini sono importantissimi. Ho trovato due strumenti nella... Il posto ideale per ammirare le stelle in tutta tranquillità. Qua in questa regione sono fissati con le stelle, con gli universi. Mi ricordo un sacco Alola. Sto giocando a nascondino col mio amichetto, non digli che sono qui. Vabbè, glielo dirò subito. Diventiamo pure black. Vorrei tanto acchiappare un Pikachu, ma pure una paura matta di attraversare il bosco. C'è Pikachu nel bosco? Quando è stato scoperto tipo suono, molti Pokémon sono stati riclassificati. Esatto. Ok. Cestini, guardali sempre tutti che in sto gioco per una volta sono utili. Infatti, infatti prima nella palestra ho trovato un sacco di oggetti. Pipi su. Fa andare su il pipi. No. Borgo Gemini, Ariepoli, esatto. Sì, è vero, costellazioni. C'è, fra l'altro c'è Sagitta. Sagitta qualcosa, l'ho visto. Sì, sono le costellazioni, è vero. Lavoro alla pescheria da Vincenzo. Ah, eccolo. Ma purtroppo gli affari non vanno gonfie vele. Il mio socio pensa che io stia qui a sonnecchiare tutto il giorno, ma la verità è che non mi importa della pesca. Sul fondo di questo lago si c'era un tesoro di inestimabile valore. La statuetta d'oro di un Magikarp. Grazie mille, prego. Prendi pure l'amo speciale di mia invenzione. Ci sono anche le altre, ma no spoilers. Sì, no, dopo le leggerò. Ho visto questo Sagitta qualcosa che qualcuno lo stava citando e ho fatto tutto il discorso sul fatto che sia Sagitta vuol dire freccia. Non ho pensato a Sagittario, io pensavo al latinismo subito. Evita sassi e alghe e raggiungi il fondale per accaparrarti il tesoro. Occhio ai Pokémon. Cos'è, una citazione tipo a Zelda? A Link's Awakening, che c'era il mini gioco della pesca? Brava, ecco, bravo. Sì, è Link's Awakening praticamente. Più o meno. Che bello. Ma che bello. Mi ricorda i minigiochi in realtà di Antaro questo, eh. Sono i minigiochi di Antaro palesemente. Come l'amo inutilizzabile? Ma non l'ho colpito. Ma devo andare proprio al pelo, non posso fare le cose esagerate. Merda. Ok, ok. Ci si riprova, ragazzi. Questo è come il minigioco di... Ok. Ok. Dai, siamo verso il fondale. Sta diventando sempre più scuro. No!
Ah, e li affronto però. Figata. A volte sono venuto a toccare, ma è stata per il gioco l'hai presa. E abbiamo un Pokémon nuovo. Cladun. Cladun. Subito una Velox Ball, ma subito. Quello è figo, sì. Allora bisogna farlo. No, primo obiettivo la statuetta. Però se troviamo Pokémon che non ho, li catturo. È Cladun. No, è Kidun, esatto. Lei sembra L. È Cladun. Kidun. Voglio vedere la sua descrizione perché fa cagare. Più giù vai, più trovi Pokémon forti. Madonna, che bellezza. Ok, Kidun, Pokémon segnavento. Ah, ecco perché c'è questa cosa, la bocca aperta, sembrava tagliata, perché sì, è tipo la cosa, no, di carta che va a segnare. Particolarmente prolifico in stagni acquitrini, filtra l'acqua con l'enorme bocca in cerca di microorganismi di cui nutrirsi. Ok, volante, non è acqua, è volante. Soprannome? Stavo per dire, a me piace, ma ovviamente mi hai subito spento. No, è perché è tagliato. Ma quel po' come una delusione. È femmina. È femmina con quella... È femmina con la bocca così, eh. Vai, va bene. No, video, mi dissocio. Mi astengo da questo soprannome. È le fotoprofilo in realtà. Non ho idea. Pesce. Pesce, trota, mi viene in mente solo cose semplici, non mi piace tanto. Però è tipo volante. Quindi è tipo... Il pesce angelo. Propic. Gattazzè. Trota ci sta. No, Propic mi piace. Gattazzè. Trota. Se cambi una lettera diventa... No. Dami oggi is on fire proprio. Manda al PC. No, ma voglio vincerlo sto minigioco. Dio mio. Ehi, sto spendendo tutti i soldi probabilmente. Socio, bucio de culo. Adesso leggo, ragazzi, però voglio concentrarmi. Ok. Ok. Sì! Sì! Non posso crederci, ce l'hai fatta. Amo mio, statuetta mia, bastardo. Dai, non fare così. E va bene, prendi questi 2500 e anche quest'amo. Hai trovato amo speciale. Quindi adesso posso fare il minigioco sempre? Fammi provare. Anche lui ti chiama amo. È vero, ingelosisciti. Permette di... Speciale canna da pesca che permette di pescare Pokémon selvatici e recuperare tesori. Recuperare tesori! Io provo a tornare giù, ragazzi, eh. Se mi prendo un pesce, vabbè, però voglio provare a ritornare giù. Ed è casuale sta cosa, a quanto pare, eh. Vabbè, ormai sono un pro! Roccia umida! No vabbè, raga, farmiamo tutto il giorno proprio. Faremo una live speciale solo di farming. Roccia umida. È rarissimo. Cerco di pescare. Ok, provo a cercare di pescare l'ultimo Pokémon. Quando vedo nero, cioè quando vedo nero, vedo scuro. Riproviamo. Oh, mi piace perdermi in queste cazzate proprio. Poi devo cercare di anche di esplorare la città, perché non voglio ovviamente lasciare un episodio in cui faccio solo No! Pensavo si spostasse in tempo. Sarà ancora un Kidun. Altro che mamma con Blue Baby. Esatto. Tensione proprio palpabile, eh. Tra l'altro domani o dopodomani, quando faremo live di Isaac, ho in mente una cosa molto interessante da fare. Voglio fare una delle sfide un pochino più difficili del gioco, probabilmente. E chi gioca ad Isaac può avere in mente cosa intendo se dico pala o piede di mamma. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo, giusto? Questo qua. No! Questo qua. No! Questo qua. Era questo qua. Era l'ultimo, dai. Era palesemente l'ultimo questo qua. Birigiri!
Martedì che sono a casa. Vabbè. Birigiri! Birigiri! Bellissimo! Madonna! Veloxball subito proprio! Bad Girl Riri. Oddio, quella è un'altra amica. No! Bastardo! Bastardo! Presa, aia. Vediamo se abbiamo. Minossa è morto. Non so cosa fare. Forse Bracire non gli fa male, però. Bracire non dovrebbe ucciderlo, giusto? Siamo al 24. Proviamo un Bracire. Voglio vedere che lo uccidi. Ok, ok, sì, possiamo andare giù di Bracere. Ok, ok. È di tipo elettro? O ha solo sottocarica? No, scarica questa. Ma stiamo scherzando! E alle mosse di tipo elettro? Birigiri. Presa. Ok. Mettiamo Zapdos. Ok. Credo che in vita è quasi in vita gialla, quindi ora proverei. Proverei una Mega Ball. Acqua elettro. Bello. Usiamo una Mega Ball. È tipo coso, è Lanturn. Ok. Era l'ultimo, ragazzi? O ho sbagliato, tipo? Perché mi sembrava veramente buia l'acqua, quindi credo fosse l'ultimo questo qua. Possibile, però potrei sbagliarmi. Sì, era l'ultimo, ok. Allora, vedi che le sfide qua le faccio subito. Se avessi sto culo anche in Isaac, magari. Le sfide là invece non le supero. No. Ce n'è anche un altro? Mi tenti. Direi di finire la città prima, poi in caso prima di finire la live. Ah, non è nuovo. No, allora solo quelli nuovi voglio prendere. Cioè, sarà una cosa fighissima, immagino, però. Vabbè, Magikarp anche. Vai! Dio mio. Non so che mossa fargli, per abbassargli la vita, perché comunque è di tipo acqua anche, eh. Quindi comunque una mossa elettro non gli farebbe abbastanza male. Forse peccata, però è neutro. Dai, Mega Ball, cazzo, non sto usando neanche una Pokéball, sto usando una Mega Ball. Mi stai scherzando? Devo ritornare. Ragazzi, devo tirare fuori le armi forti, eh. Me lo fate fare, ragazzi. Me lo fate fare, ritorna la Pokéball della sigla, la Pokéball del meme, eh. Deve ritornare la Pokéball del meme, eh. E io devo fare la scena cringe in cui la lancio, tipo faccio Klepto Ball! E poi rido. Che meme. Cioè, aia, me la sono tirata in un occhio. Me la sono tirata in un occhio, aia. Cioè, ma stiamo scherzando? Vedete che funziona. Non sono cringe, funziona. Sakurus al livello di sotto, aia, nell'occhio. Protezione, sì, te lo insegno. Mi ha fatto malissimo. Ha posto i focali di energia. Ah. Ok. È inutile. Birigiri, Pokémon corrente. Ah, corrente. Perché ti dico elettro? Elettro acqua. Si muove grazie all'energia condivisa dall'intero branco. Pare che dato l'elevato apporto calorico, Chubby Burny. Ah, ci sono anche. Era meglio fuoco l'energia in singolo serve. Competitive. Ok, Pardini. Ok, Pardini 2. Parliamo di un elevato porto calorico. I Chubby Burny. Non dirmi che hanno fatto un Pokémon basato su Chubby Bunny. Se hanno fatto un Pokémon basato su Chubby Bunny,
mi dissocio totalmente, disinstallo tutto. Birghiri, che soprannome diamo? Riscattate pure. Intanto raccolgo la Pokéball. Birghiri. Onigiri, ovviamente, mi viene in mente. Però, Pokémon corrente. Sta Pokéball. Pokémon corrente, comunque. Fra l'altro è tipo un onigiri. Biraghini. Birghini. Birghini. Siete birghini? Ok, dai, birghini ci vuole. Ah, Lanturn, vabbè, mi sembra si chiamano così. Biraghini? Ah, i formaggini, no, non li conosco. Vabbè, biraghini va bene. Biraghini. Ok. Mando al PC, ovviamente. Allora, ragazzi, sono tentato di stare qua per tutto il resto della live. Siamo comunque alle 17.40, quindi fra poco si fa il raid. Però prima finiamo la città, dai. Siamo onesti, finiamo almeno la città. Svetonio. Passerei la giornata a sorseggiare sidrostelle. Ah, è un'animazione dell'acqua, dicevo, non è un oggetto. Sashimi. Tieni, provane un po' anche tu. Sidrostelle special. Sarà il classico oggetto tipo Fulial. No, nella tasca strumenti base. Lattina commemorativa del sidrostelle di Borgo Gemini. Non sembrerebbe avere alcuna utilità. Questa è la classica frase che vuol dire: questo ti sblocca un leggendario. Quando ti dicono non sembra avere utilità. Chiosco sidrostelle. Ok, qua sarà sidrostelle normale, non special. Che costa 200 bottiglia, sì. E fammi vedere l'effetto. Nella tasca rimedi e sarà un Fulial. Eccolo qua. Bevanda tipica di Volgo Gemini. Ah no, restituisce 80 PS. Per 200. Quanto costa una super pozione? Facciamo un po' di calcoli? Facciamo un management? Da quando è nata la mia piccolina è solo mio marito ad occuparsi del chiosco di sidrostelle. Ah, ok. Mamma, quando si mangia? Questo sono io, uguale. Uguale identico, proprio. In realtà ha un bug che ne restituisce 200. Ehi, hai per caso visto la mia amica? Stavo giocando a nascondino. Ragazzi, sondaggio. Qua ci vuole un sondaggio. Se non ho corretto nella 1.7, io sono nella 1.5. ragazzi, Pacifist o Genocide? Snitch o bro? Faccio lo snitch o faccio il bro? Snitch, vediamo quanti dicono snitch. O snitch o bro, voglio vedere. No snitch. Siamo pari per ora, uno snitch e uno snitch. Bro, amo, ok. Snitch. Quindi snitch e due no snitch. Ok. No, no. Non faccio lo snitch, ragazzi. No. Non snitchare. Ragazzi, siamo 2-1. Qua non si snitcha. Va bene, grazie comunque. Secondo me è la classica cosa in cui invece lo dobbiamo fare per sbloccare un oggetto. Sicuro. Mio fratellone è andato a fare un picnic nel bosco Stella Filante con i suoi amici, ma non è ancora tornato. Subquest. Ok, centro Pokémon subito. Qua l'ho esplorata. No, non ho parlato con lei. Ah no, sì, con lei ho parlato. La casa. C'è una Switch. I Grimer che conosco io sono molto diversi da quello che ho potuto osservare in questa regione. Non è che ne avresti uno da scambiare col mio Grimer di Alola? No. Peccato, interessante. Qua c'è, vediamo cosa sta giocando. No, nuovo di Zek. Non ho niente su questo, ok. Allora, ragazzi, qua si andrà avanti. Non mi sono curato. Questo ci fa il culo. Ehi tu. Ma c'ha un gemellino dietro? Sei il bamboccio che ha conciato per le feste quei due sbruffoni di A e B, non è vero? Non che la cosa ti riguardi, ma io sono Trey e lui è Sabolt. Lo starter di tipo elettro che vedevo nelle immagini? Sì, è quello di tipo elettro che vedevo in qualche immagine. Bolt. Ti ho visto lottare al campo, sai? Quel misterioso potere che hai sprigionato è davvero affascinante. Sono qui per metterlo alla prova con una lotta. Avanti. Bella la musica.
scusate, voglio immergermi un attimo. Grazie, Betta. Un chino Saidonia come al solito. Trey vuole lottare. Sabolt è di tipo elettro, quindi mi ammazza lo starter. Via, Zapdos morto, no. Raga, mi sa che non ne ho molti vivi, eh. Sì, le musiche le ha fatte Saidonia. Sì, ma raga, non posso far niente. Niente posso fare. Sono morto, eh. Primo fallimento. Prima L della... della run. Questa è stata la stronzi, eh. Non sono andato oltre. Cioè... Kiki, rivelazione. Forza, Kiki. È di tipo elettro puro? Vediamo. Dai, Kiki, fai la rivelazione. Vento di fata. Super efficace. Sì. Grande, Kiki. Grande. Sì, non è molto efficace. Mi ha tolto metà vita. Elettrobuio. E infatti, vento di fata è super efficace. Poteva essere lotta elettro o elettrobuio. O elettrodrago, madu. Qua valeva la pena curarmi, in realtà. Ho fatto la... ho voluto fare l'avido come al solito. Sakuru, tocca a te. Paralizzato pure, non l'ho manco curato. L'ho catturato, l'ho preso. Lo sberle tese. È super efficace almeno. È paralizzato, vaffanculo. L, ragazzi, bisogna prendere questa L. Non sono arrivato preparato. Fa male, fa male. No! Questo è bello. C'è una cosa diversa se perdi. Cazzo, no, volevo batterlo troppo, però lui. Se mi brucia. Lo sapevo che non eri ancora pronto per battermi. Ah no! È tipo... mi ha rimandato a un centro Pokémon, ma non per... cioè, questa era una frase in più, però la devo, lo devo affrontare comunque, non è tipo... no, non dirmi che sono... no! No, ragazzi! Ah no, sono qui! Ok, sono qui, sono qui. Ok, tutto a posto, tutto a posto. Pensavo di essere andato all'ultimo centro Pokémon, che era alla città prima della... della cosa, del campus. Perché qui ad Eldiv sia più facile imbattersi in un Pokémon cromatico. Eppure ancora niente. Questo rappresenta la, la vita di tutti noi, caro. Caro. Sto facendo incetta di antidoti per affrontare le insidie del bosco Stella Filante. Grazie dell'indizio. Pokémon fatto di carta che involve imparando carta forbice? Evolve imparando carta forbice. Kiki si evolve imparando carta forbice. Ok, interessante, segniamocela. Kiki evolve. Se impara carta forbice. Manca sasso. Ok, poi la mia amica è davvero ossessionata ai cruciverba. Guarda, ne sta facendo uno anche adesso. Ok. Allora, abbiamo preso la L, ma adesso andiamo a vendicarci. Alla grande, ma proprio alla giù. È di tipo elettro. Siamo underlivellati un sacco. Però io andrei. Anzi, prima... però se non gli ho detto dov'è, non mi dice niente lei. Quindi secondo me se adesso a lui dico dov'è la tipa, mi dice qualcosa, mi regala qualcosa, non lo so. Per completismo. Certo che sei proprio una spia. Bastardo, ti fa sentire in colpa. Ah, però vabbè, non cambia un cazzo, ma dai. Ok. Ehi tu. Abbiamo già fatto questa scena, vero?
Ha proprio... Perché lo rifà, scusa, se ci ha fatto... Questo, vedi, se fate la figata, no, di aggiungere un dialogo in più se ti batte, perché non fare la figata di dare un dialogo nuovo quando vai a riaffrontarlo? Non lo stesso. Alla Sans, no? O fai una cosa alla Sans folle, che tipo lui capisce che hai resettato, che hai fatto... o che sei morto e sei resuscitato. Oppure fai una cosa per cui, ah, sei pronto a essere ucciso di nuovo, eccetera. Si usa l'intelligenza. Sarà super efficace. Cazzo. Ok. Ed è tipo buio, quindi le nostre mosse non fanno niente. A questo punto cambiamo subito in Kiki e iniziamo con assorbi bacio. Non svegliarti, non svegliarti, non svegliarti, non svegliarti, non svegliarti. Cioè, vento di fata. Ok. No! Ma che magari abbiamo... Ecco come si usa la bacchetta. Per ora non usare, la usiamo dopo in una lotta a caso, salvando prima. Ok, così resettiamo. Però non ho attacco speciale X o cose del genere. Quanto poco gli facciamo? Stiamo scherzando. E lui ci avrà una super pozione di sicuro? Raga, mi sa che bisogna farmare però la prossima volta, Mi sa che bisogna farmare però la prossima volta. Ok, si è fatto male con carta vetro, perfetto. Spero di essere più veloce. Yes. Che almeno si fa male con carta vetro adesso. Sì, siamo sopravvissuti a un altro colpo. Dai, dai. Non farmi usare le cure, che mi sento felice quando vinco senza cura. Allora, il tipo elettro è super efficace sul tipo suono, ma non è detto che il tipo suono non sia immune, tipo, cioè che il tipo elettro sia immune al tipo suono o comunque sia poco efficace. Quindi io vado Sgrodolox e gli faccio la mossa di priority. Dai, dai, dimmi che ti ho letto bene. Non è molto efficace, buono a sapersi. Psico resiste e anche buio. O elettro. È il tipo buio farlo resistere o il tipo elettro? Aia, non lo saprò mai. Ok, forse elettro. Ok. Beh, ha senso, perché se elettro mi fa male, è giusto che lo resista. Minos è a livello 23. Minos dovrebbe imparare mimica. No. Sì. Con l'intelligenza abbiamo battuto anche questo scontro. Yes. Gatto. Non male, pivello. Ma se credi che questo ti possa bastare, ti sbagli di grosso. Ha proprio... ninja. Ninjato proprio. Ragazzi, direi che questa è la chiusura perfetta, no? È l'elettro che resiste. Ok, salviamo. Sì. E direi che oggi chiude qui. Però prima di chiudere facciamo un tentativo. Facciamo un esperimento. Ho salvato. Aspetta, risalvo anche qua per sicurezza, perché ho paura sempre. Poi mi curerò al prossimo episodio. Allora, entro il prossimo episodio magari farmo un po' e forse mi faccio anche un po' di pesca. Vi dirò. A meno che non lo facciamo all'inizio del prossimo episodio, perché mi interessa un sacco. Ora che abbiamo salvato, voglio provare l'effetto della Bakkeiden, perché si può usare in lotta. La usiamo su Minosse, poi resetto e la usiamo su un Pokémon X, tipo il nostro Start. Usa. One hit che io proprio. Bellissima questa cosa. Ok, proviamo a resettare. Voglio provarla su... ovviamente su coso, sullo starter. Ok.
Poi ragazzi ci salutiamo, quindi volevo solo fare quest'ultimo esperimento. Perché lo starter è palesemente un Pokémon X, dai. Cioè un Pokémon X, un Pokémon dello Xenoverse. Però magari è solo una bacca che ha effetto su Pokémon X, perché l'abbiamo trovata nella zona dove c'era appunto Spiritomb. Proviamo. Off screen la proverò. Questa è la conferma che Scrodolox è un Pokémon che viene dallo Xenoverse. E questo è il modo... Minchia, tutti i colpi mi ha inferto. E questo è il modo perfetto per chiudere l'episodio, ovvero con... Avevo ragione. E adoro quando le mie teorie hanno effetto. Comunque, ha riscattato un Mimikyu, quindi vi saluto in Just Chatting con un... Mimikyu! Allora ragazzi, grazie mille, innanzitutto grazie mille ai nuovi, hashtag invece, vedremo, però questa, cioè, o ha effetto solo su di lui, o ha effetto su di lui e i Pokémon X, quindi è un Pokémon X, perché sui Pokémon normali non aveva effetto, o forse sul tipo, adesso scopriamo che è semplicemente sui tipi suono, farò esperimenti, no, è successo che la Bacca Eden su Minosse, quindi un Pokémon normale della mia squadra, l'ha fatto svenire per il forte odore, ok? Su lo starter invece gli ha dato un boost in attacco di 2 stage. Quindi la mia teoria, siccome l'abbiamo trovato anche vicino a un albero, se è troppo rigido è più complesso, vedremo Betta, si costruirà. Intanto questa è la mia teoria. La mia teoria è che lui sia dallo Xenoverse, lui arrivi dallo Xenoverse. Ok? Ovviamente c'ha una forma terrestre, quindi è forse l'anello di congiunzione fra la Terra e lo Xenoverse, perché c'ha appunto la forma terrestre e avrà sicuramente una forma Xenoverse, me lo sento. E comunque, siccome quella bacca stava vicino all'albero, io ho già visto, ok? Siamo viaggiati, vabbè, lascia stare il mio italiano. Siccome era vicino all'albero dove abbiamo trovato Spiritomb X, ho associato allora questa bacca ai Pokémon X. Poi vedremo se funziona su altri Pokémon, eccetera. Comunque, dopo tutte queste teorie e questa follia, mi è piaciuto un sacco questo episodio. Devo dire che è volato, no? Queste 2 ore sono volate come niente. E sono quasi triste di darvi addio. Però, prossima live, non so se sarà domani o martedì, comunque vedremo. Sarà su Isacco e ora vi mando su Isaac, The Binding of Isaac. E ora vi mando altrove. Intanto ringrazio tutti i nuovi per il follow, vi consiglio di fare punto esclamativo Telegram per unirvi al canale dove mando le notifiche delle live e tutto quello che faccio e niente, vi ringrazio anche tutti i sub nuovi, eccetera eccetera, vediamo chi c'è in live di interessante. Best frase, vabbè, lascia stare. Ah, fra l'altro, Lord dei Memini, dopo ti devo dare anche il link del gruppo dei sub e anche ad Ami, perché non mi sembra che sia sul gruppo dei sub. Vi mando da Marco Babbi, che sta facendo Pokémon, fra l'altro. Sta facendo il primo DLC di Pokémon, di Pokémon Spada e Scudo. Ok, vi mando da lui. Ragazzi, grazie mille ancora di tutto, ci vediamo presto con Isaac e anche ovviamente con Xenoverse Unbound. Quindi, ragazzi... Fate un bel saluto. Io ho dovuto sudare. Tu sei speciale, quindi è per quello che hai sudato di più. Fategli un saluto, ditegli che l'isola solitaria dell'armatura è brutta. Ok, non devo sbagliare il nome perché è già una volta che ho sbagliato il nome. Quindi ragazzi, bye! Ci vediamo alla prossima. Partecipate tutti al raid e noi ci vediamo presto. Ciao!